Sono Rocco Bras nel cespuglio, nel cespuglio, nel cespuglio. Ok, iniziamo perché sennò mi si chiude di nuovo la stanza. Anche Barbara è la prima volta che gioca, quindi impara, va. Io faccio una partita prima. Mutatevi, mutatevi. Oh yes. Allora, abbiamo messo un po' delle impostazioni un po' diverse, ragazzi, perché eravamo diventati troppo forti. Buonasera Omie, sono 14. Buonasera Effi, grazie per gli 8 mesi. Abbiamo messo del... Allora, vi ricordo, chat, cercate di memare, così almeno una chat attiva è una bella chat, cioè è più divertente. L'altra cosa, vediamo con questi nuovi settaggi, perché? Perché noi eravamo diventati troppo forti come buoni e i cattivi era troppo difficile fare i cattivi, troppo difficile. Ora, io non mi sto... Non mi sto occupando qui. No, 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 no. Ok, grazie Fury. Grazie Frank. Allora ragazzi, ho trovato il corpo di Sofia nella stanza elettrica. C'era Gigino che si non ho visto da dove veniva, per cui non lo sto accusando, però si muoveva in modo quasi molto aggressivo, però so solo questo, non ho visto nessuno uscire dalla stanza, non ho visto niente. Io sono tutta a destra, stavo per finire la task, quindi io ero anch'io tutta a destra, hai visto Luis passare? Sì, Barbara io... è qualche secondo. Io ragazzi ero al computer della sala comandi. Stai esitando. Ora ricordo. E ho visto Mr. Beast, stavo uscendo da lì. Anch'io ho visto un Mr. Beast un po' pericoloso. Io in realtà ho visto Gigino che andava verso di lì. Sì, esatto. Omi mi ha visto. Candiderai a sindaco. No, io ho visto Luis muoversi molto stranamente. Devo dire la verità, non so se sia uscito da lì oppure no. No, io stavo entrando, vero Mr. Beast? Sì, stava entrando quando l'ho visto io. Però io sono pulito, sono un uomo per bene adesso. Barbarella? Io? Io ero tipo tutta a destra, ho fatto una missione e ho visto Luis passare e Vanessa. Ok, esatto, allora però... potrei scagionare Luis. Andrea, tu che cadavere hai trovato? Chi dei due? Pronto? Io ho trovato Sofia. Ok, qualcuno ha visto il cadavere di Pseuda? No. Ok, chi ha visto Pseuda per l'ultima volta? Dove? Da che parte della mappa? Io l'ho vista sotto la... Dobbiamo votare però, raga. Io mi fido di Luis. Io skip. Anch'io. Non abbiamo informazione. Va bene, ragazzi. Okay. Va bene, teniamolo d'occhio. Va bene cosa? Va bene che non è uscito, vuol dire che è un impostore. Allora, Mr. Beast è un impostore. E dobbiamo capire se l'altro è Ivan. Vabbè, non voglio affrettarmi, però Mr. Beast è sicuramente un impostore. Non può dire va bene. Cioè, lui è contento che non è stato eiettato. Capito? Questa è la mia teoria. Grazie Lori. Grazie per i 100 bits. Devi donare. Allora, Rides, puoi abbassare il costo delle donazioni. Puoi mettere un euro a donazione. Faccio la modifica, bello. Troppo bro. Troppo bro. Tanti auguri, buon Natale, buon Natale, buon Natale. Ho trovato un morto. Oh, oi oi oi. Dove lui? Dove? Credo Barbara. Sì. Nella sala lì dove c'è la tanica di benzina. Di solito. Non so dove.
Quella centrale, allora, sotto la, esatto, dove c'era l'altro morto di prima. Allora, io sono andato, siamo andati, eravamo io, Andrea e te, stavamo quando c'è stata la crisi dell'ossigeno, stavo andando verso destra. Omi mi guardava a fare le tasse. No, io facevo le tasche. Andrea è andato da tutt'altra parte, è andato a sinistra a fare la benzo. Ragazzi, non vorrei dire, ma abbiamo ucciso tutte le ragazze. Abbiamo. Cosa sta dicendo, dottor Beast? In tutte le io ero con Ivan. Io devo ammettere che okay, dottor Beast era vicino a me. Mr. Beast sono i killer. No, allora io ti dico la verità. Ragazzi, Mr. Beast può dire che io non ho ucciso nessuno. Ragazzi, ero con i appena fregati con le vostre stesse mani. Omi era con me, Hank pure, quando siamo entrati nella stanza lì. Anche tu per chi voteresti? Non lo so. Ivan, tu per chi hai votato? Per chi non hai votato? Non si dice. Allora, se Ivan o Mr. Beast hanno votato qualcuno al di fuori di loro, o uno. Io ero con Ivan. Non chi voti, ucciso, Luis? Chi hai votato? Chi hai votato? Per ora Mr. Beast, perché ha detto abbiamo ucciso, quindi. Vediamo. Mutatevi. Il king delle droghe. Grazie, Tex. Oh. Mamma mia, ma vabbè. È facile. C'è un gioco facile. Ma infatti, io ero con Ivan, non mi ha ucciso Ivan. Ovvio che non ti ho ucciso, se no era colpa mia. Ragazzi, volevo far incolpare, lasciando. Ma prima dice abbiamo ucciso, poi è contento di non essere iettato, che di solito nessun innocente è contento, dice ok, io sono innocente. Dice, ma infatti, ma scusami, ma non avevo nessuna prova per scagionarmi. Ma sì, dovevi... succede. Ma avete notato tutte le domande che facevo? Ma che cadavere hai trovato per primo, Andrea? Let's go. Che qualsiasi vi dovete mutare quando vi dice. Grazie, amaro amante. Si torna sempre dove si è stati. Bene, massaggio al viso per uomo. Grazie, il massaggio al viso per uomo. Grazie, Mina. Allora, io faccio prima i task, che sono queste merdate qua, che non devo fare nulla e durano un casino del un sacco di tempo a caso. Ok. Ok, non voglio essere persona. No. Posso. Ho visto Gigi. No, Hank. Il cadavere era ancora in piedi. È davanti ai miei occhi, Hank. L'ha fatto Hank. Cosa? Cosa è successo? Gigi. No. Hank ho visto. Hank ha ucciso Sofia davanti ai miei occhi. No. Sì, no, e poi hai chiamato col megafono. Sì, ma questa sarebbe una mossa da un IQ. Ok, perché che cosa succede adesso? Se io riesco a convincerli subito, votano te. Tu esci, se sei un impostore la gente si fida di me e siamo contenti. Se non sei un impostore, la gente vota me e l'altro impostore è 1v8. Quindi quella roba lì sarebbe una cazzata e non la farei mai. Pertanto votate Gigi. Sono d'accordo con Hank. Sì, sono d'accordo anch'io. Quindi no, mi sembra una stanzata, ragazzi. State. Vabbè, tanto potete. Vado. Mi ha convinto, è andato bene, porco Dio. Oh, grazie baby. Gigi non se l'è giocata molto male. Non è anche, ragazzi, non è anche l'altro impostore, non è Tiz. Ma anche se sta fermo, grazie. Come dice il pallone, secondo me sei il più importante. Grazie, ma è tornato, bro. Non è Tiz, anche se si comporta in modo strano, ma è la sua prima partita. È qualcuno che sa fare casino.
Cos'è successo? Sì, Ivan. Allora, io quando è iniziato il round? È morta Sofia, eh? Ah no, è morta... scusate, di prima. No, è di prima, sono quando è iniziato il round, ho visto che ci siamo mossi tutti, tranne... ho trovato Barbara ferma e guarda caso dopo è scoppiato l'allarme. No, ma non mi un saluto speciale al mio amico del cuore, eh? Prono Gabrielone, detto anche della zucchettumina zuccolina. Ti andava la tastiera. E sono stato tutto il tempo, allora, con Hank e... ci vai? Ci vai? Non so se Vanessa ci vai? Ci vai? Ci vai? Allora, vai? Sta scelta. Ci vai? C'eravamo. Io, Barbara e Vanessa in una Barbara stanza. È arrivata dopo lì nella stanza dove si doveva. Sì, perché scattare. Non riuscivo a muovermi. Perché eri ferma all'inizio a far scattare la. Allora, io ma non so come si. Allora, posso dire che scagiono Hank perché ha votato Luis e scagiono anche Tiz va... perché secondo me non sa giocare, non sa far subito i problemi. Per... beh, allora neanch'io, per la stessa logica. Vabbè, mo sei 3-4 partite, facciamo magari imparato. Non sto capendo niente. Ma non ho ancora fatto l'assassino, quindi non potrei. Comunque, la cosa di uno è fermo, prima di tutto ci si può muovere con il sabotaggio aperto, quindi non è... e poi è un po' metagaming, secondo me, però. Quindi? Io skipperei e non farei anch'io. Niente. Comunque teniamo d'occhio Barbarella. Va bene. Avete skippato o avete votato? Io ho votato. Grazie a voi. Chi hai votato, Tiz? Hank, per provare a capire cosa. Perfetto. Sono contento. Ah, vediamo, magari ho preso un abbaglio, ma non ne sono convinto. La terrò d'occhio. Io ho votato ridendo e scherzando siamo a 10k. Ma perché? Così come ma lasciami nulla. Giocare 2 più 2 fazio 2 2, accoltellato era Guredo. Un abbraccio e grazie per la goliardia. Grazie a te. Oh, mutatevi. Io tengo un po' d'occhio tutti, eh. Secondo me questa sarà una partita dove ci saranno pochi uccisi, pochi morti. Ah, le telecamere. Ok. Faccio lo snitch alle telecamere. Questo cos'è? Faccio oh. Ok, pseuda. È bella Omi, ma perché ci hai tenuto segreto il tuo bar mitzvah? Tanti auguri di buon bar mitzvah. Grazie. Grazie Gonimer Pound merda. La modifica bello. Bella Omi. Bella Vordamir. Ok, faccio questo perché ci sono tutti. La modifica bello. Porco Dio. Stai zitto. Oddio, chi è che ha chiuso le porte? Manca Tiz, eh? Tiz è l'unico che manca all'appello. Ok, sono in due, Luis se n'è andato. Mr. Beast è venuto in camera mia. No! Che è? No! Dai, mettete sta luce! Oddio, Tiz. Ok, Tiz sta... ok, ho un testimone almeno. Ho Tiz dietro. C'è Pseuda ma non c'è nessuno. C'è Vanessa. Che fa Vanessa?
C'è Tiz che va a caso, va bene, Tiz non sa come giocare, ma che fa Vanessa e Pseudo? Grazie Alessandro. Ho trovato un corpo vicino a Ivan sotto l'admin. E io ho visto te però accanto al corpo. Grazie, Dance. Allora, io scagiono Tiz 100% perché lo vedevo sempre, e poi c'era Pseuda e Vanessa che andavano in giro molto a caso. Però Ivan, a te non ti ho visto per un sacco di tempo. No, io Allora, ero io ero attaccato a Barbara, che quindi l'età. secondo me è scagionata Barbara, e Barbara Grazie. forse può Io mi scagionare muovevo me. strana perché vedevo lì tanta gente, volevo vedere un Grande Omi, po'. come sono andate Anch'io le scagiono vacanze? Tiz perché mi è stato accanto tipo 3 ore, non capivo se non sapesse Scusa, uccidere. Pseuda, tu sei. Ok, Pseuda, tu sei entrata, hai visto il cadavere di Hank e chi c'era? No, io sono andata a swipare la carta, dopo sono scesa e ho trovato il corpo e lì vicino c'era Ivan, dopo non so perché non ha Secondo me era riportato. Ivan, cioè è Ivan. Ok, non è Ivan perché Pseuda, se tu avevi la task della carta, io ti ho visto camminare a caso un botto nei corridoi. E perché sei andata a svuotare la carta dopo un botto? Perché ho fatto le altre, quella era l'ultima, ho finito le task io. E dopo questa andrò in Grazie, Peter. security. Io ho visto Ivan, dopo scegliete voi. Mi Mister sono, Beast, cosa hai però da se volete dire? uccidermi, uccidetemi. Prima avete preso una canto. Vabbè, ma eri vicino al corpo perché non l'hai Ma anche tu riportato. eri vicino al corpo, Io l'ho scusami. Io l'ho riportato. visto dopo. Io quello che ho da Io andavo dire, signor sotto, io venivo Andrea, da sotto e stavo è salendo che e l'ho visto. io venivo ho da sopra. visto dove è successo il fatto. No, è successo Vanessa in sotto. caffetteria e poi basta. Poi hanno chiamato il corpo. Il voto sta per Io scadere. voto Ivan. Io voto Pseuda. Va bene. Votate, boys. Ok. Io no. Grazie, Twitch 2 Blaze. 2 o? Sarò uno che morirà a breve. Grazie, Jin Hao. Morirò a breve, te lo dico. Dov'è Mr. Beast? Ah, manca Mr. Beast all'appello. Manca Mr. Beast. Ivan non me la dice giusto. Vanessa. Grazie, Grazie per la modifica, bello. Joe. Grazie, lei carta. Ciao, Omi, ti voglio bene. Grazie per avermi tenuto compagnia in Cazzo. quarantena. Cuore Grazie. rosso. Ho trovato un corpo. Ragazzi, c'era Tiz in Mi medical sono dimenticato di e poi salutare la chat Barbara vocale di un ha gruppo Discord dei votato il corpo di modificati. Tiz. Non siamo in Raga, io tempo è da per prima che dico che votare. era Barbara, lì mi Cozzarino, avete lì detto. ti Io riportiamo il sono vaccino stato ucciso. sulla Adesso. Tiz, ti No, devi sì, non puoi mutare, dire, non puoi dire ti niente. devi Io vi mutare. dico Ah, devi questo, mutare. io vi dico questo, ragazzi, Ivan. sì, silenzio un attimo, prima, allora, io ho visto Pseuda accanto al cadavere, Pseuda ha riportato il cadavere, c'eravamo io e lei, ma c'era anche Barbara, Io Pseuda sono non andata era, avanti. io Ragazzi, non allora sono, tu mi hai fatto da stalker, tu è mi hai Barbara, stalkerato. Ivan Io come mi potrei sento? Barbara anche da Allora, prima che aveva attivato l'allarme, come vi Ivan, avevo segnalato, che mi avete scusami un attimo passato. se ti interrompo, Ivan, scusami un attimo. Io sono entrato in medical e ho visto Tiz che stava andando a fare lo scanner. Me ne sono andato. Ho detto ok, Tiz è buono, l'ho visto fare lo scanner, me ne sono andato. 2 secondi dopo c'è il voto di Tiz morto. Ma Con aspetta, però tu Barbara non che ha hai visto votato. Ivan? Tu hai visto Ivan? Io No, Ivan non l'ho visto, ho visto Barbara e ero Tiz. tutto sulla destra, però Ivan Vanessa, cosa hai non da dire? credo era. Io ho visto Ivan, poteva benissimo uccidermi. Non so perché non l'abbia fatto. Perché non sono io, è Barbara. No, è Ivan che cerca di accusarmi dall'inizio per non essere ucciso. Secondo me, Infatti non è. Vanessa.
Ma non è vero. Io Andrea così a caso eri vicino a me mentre facevo io trasto Ivan perché è già da prima che cerca di votare Barbara, quindi anche perché se non è Barbara di conseguenza le mie accuse vanno su Ivan. Ma già da prima quando ha detto mi si è bloccata la tastiera era una pagliacciata. Ivan se non è Barbara muti. Non è Ivan. Ragazzi, non è Ivan. Coach Wuda, si fa sempre più fitto il mistero. Ah, le telecamere. Fammi andare alle telecamere. Chi è che vorrà? È Ivan. Però forse se... Cazzo fa Vanessa qua? Grazie cameriere. Ivan ha fatto una fake task. È andato alle... Non ci vuole un genio che era Ivan Coglioni. Sì! Ho giocato una partita interamente da solo, sì! Impostori in movimento. Come avete fatto a perdere? Gegeno, è la seconda volta comunque che vengo a Gegeno, ce l'abbiamo fatta, Gegeno, ce l'abbiamo fatta! Non ha dubitato nessuno di te, anch'io ho giocato da Dio, però tu sei stato molto più bravo. Mamma mia, che partitona! Ivan ce l'ha. Ragazzi, ma... Quando un impostore muore subito, si vince di task, ok? Perché il tempo che ci vuole per ammazzarli tutti, si vince di task. Questo game... Eh? Dove eri in questo game, tu, Hank? È morto. Grazie che assunti. Omi, ma il pacco di Bianca caduto in via Montenepo era tuo? E sono... No. Ok, pseuda non è. Quando sei un impostore e stai per essere scoperto, inizia ad urlare che hai un ladro in casa. Si dimenticheranno di votare e passerai il turno SKSKSO. Non credo. Pseuda non è sicuramente, perché ho visto i cannoni che sparavano. Perfetto. E una ce l'abbiamo. Oh, cosa è successo? Sì. Buonasera, visto sono Tiz entrare nella botola. Volevo informarvi che sto facendo un attimo, visto che era nato il meme l'altra volta e mi chiedevano nel gruppo dei modificati se Bella Ciro fosse libero. Bella, se ti becco in giro per Milano ci scassiamo di drink da passare. Sento di nuovo, ragazzi. Tu, ovviamente ne bevi 9 o 29. Ma cos'è una botola, ragazzi? Allora, Tiz non lo sapeva, poverino. Questa partita sarà particolarmente difficile per l'altro impostore. Se entri una botola vuol dire che sei un impostore, perché lo possono fare solo gli impostori. Anche me è un beccato così la prima volta. Grazie, Tiz. È un classicone. Quindi sì, votiamo Tiz. Anche Luis la prima partita l'hanno beccato entrare nelle botole subito. Allora, devo dire una cosa. Pseuda è una buona, perché lo...
Ma perché non può beffare, scusami Ivan? Che no, perché quella è un'azione di... Le azioni di gioco che si vedono non sono bluffabili, chiaramente. Ovviamente potrebbe bluffare Ivan, ma in questo specifico caso sarebbe una mossa da 0.5.6 IQ, perché lui dice: io ti ho visto fare questo, noi ti eiettiamo, se tu non sei un impostore, lui è un impostore. O un totale rincoglionito, una delle due. Anche lui è una cosa. Potrebbe anche essere vista allora un totale rincoglionito. Votate, però... votate tizio, è tardi, eh. Però votate Tiz perché sono sicuro di questo. Votiamo Tiz. Volevo dire appunto, Pseuda è una buona perché l'ho visto sparare gli asteroidi. Anch'io. Ok. Scusasi Tiz, addio signore. Ciao. State facendo un grave errore. Grazie Spiritual. Lilli di Lalla al burro. Che tu for president faccina che beve in schnusa. Grazie Biase. Bella o mie sono tre, eh? O no sono quattro. O mi wow, 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 mi piace snicciare alle videocamere. È una cosa che mi piace fare un sacco. Come un IQ. No, anche non credo sia sospetto. Non è sospetto. Scrivete i vostri sospetti con il bollino. Vi piace proprio quell'MGC Battle? Ho visto Barbarella uccidere uno dalle videocamere. Barbarella? Allora, io non mi fido. Top, top argomentazione. Secondo me, signor giudice, io non mi fido. Non credo di essere stata io. Allora, io sono sicuro solo di una cosa: che Gigino è buono perché poteva uccidermi. E Gigino può confermare che io sono buono perché stavo facendo la task, quella visibile. Vero? No, ragazzi, fidatevi di me. Tanto nel caso, se non vi fidate di me, il prossimo turno sono il primo sospettato. Ma ho visto con i miei occhi Barbarella uccidere la povera Sofia. Una guerra tra donne. Allora, non è vero. Per il dominio delle terre. Okay, questa era una difesa un po' meglio, non è vero? Dici di più? Io non ammazzerei mai una ragazza. Non è una, questa è un po' peggio. Ti ho visto, Barba. Ma come? Sì. Ma davvero poi, scusami. Sì, c'è una stanza con delle telecamere dove possono vederti fare cose. Nei corridoi. Nei corridoi, sì. Ma si illuminano le telecamere, quindi lo sai. Vabbè. Okay. Vabbè, questo qua è andato un po' così. Abbiamo fatto un grave errore. Sì. Boom. Vabbè, questo è un po' quello che è Barbara, però mi è piaciuto tipo l'ultimo. Ho fatto una mossa veramente da 129 IQ, Sì, hai guardato le telecamere. Vabbè, sminuite il lavoro onesto. No, bravo, Sminuite il lavoro onesto di una persona onesta. Stai capendo, Tiz? Stai capendo anche te, Barbara, un po'. Comunque abbiamo vinto altri due che giocano da sto ora. Capendo. Ma... Quando porti Matteo HS su questo gioco? Oh? 9? 9? 69? La tecnica di urlare che hai un ladro in casa funziona per me. Ciao Gattini, spero che ti sia divertito con Luis ieri sera a pippare nel bagno. Posso confermarlo perché sono il bagno. Un abbraccio. Ma anche cosa faceva? E l'indomati ricordi i bookcake? Quei bei bookcake pieni di 9? Addosso alle puttanelle? Quando le mettevamo tutte in fila sulle piastrelle. Allora, e poi via di bucchetti sulle ninelle, non me la racconta giusta. Riempiendo le vaginelle, viene di 9,
e poi litri di bouquet sulle puttanelle? Peppino si è meritato il VIP e spero proprio nel suo ritorno. Magari Peppino vieni a farti un bouquet con me e Galindo. C'era il corpo di Sofia. Ovviamente lo facciamo alle bidelle. Allora, Hank non me la dice giusta perché si è messa a guardarmi e non ha fatto nessun task. Buonasera a tutti. Mentre vi godete queste ennesime questo, c'era il corpo di Sofia in caffetteria e con Amazon Prime non ha nemmeno girato al canale di Omiato Legra tutta. Viva il Discord modificato. Allora, io non ho visto il corpo di Sofia, mio caro. Ma era lì in mezzo alla stanza. Io non ho visto il corpo di Sofia. Adesso non vorrei tu potresti essere in buona fede e dire la verità, ok? Io so però di essere un buono avvocato Dario Destra. E se loro decidono di buttarmi fuori e vedranno che sono un buono, tu sarai col target sulla schiena. Sei sicuro di quello che stai dicendo? Perché se tu sei un altro buono, qui ne andiamo fuori in due. Allora, e gli impostori si fanno una sega a due mani. Io sono buono e quello che ho visto è Hank, cioè tu, passare sul corpo di Sofia. Ma questo quando sarebbe successo? Adesso, sarebbe questo, appena ho riportato il corpo. Ero dietro io non sono in caffetteria in questo momento. Ero dietro quindi di te. Ero dietro di te, Hank. Non sono in caffetteria in questo momento. Fate, se volete votarmi, potete farlo. Ok, nel caso però, Mr. Beast, se non è vero che Hank... Se non è vero, buttate fuori me, ma tanto sono innocente, quindi... Io skippo. Beh, ci credo. Ma è inutile che festeggiate. Guarda, guarda, festeggiate la morte di una cazzo di foca. Cazzo. Cazzo. Grazie per la modifica. E sono 4. Grazie, Axel. Infatti. Oh no, sta venendo qua. Ok. Sperando che non siano Mr. Beast e Tiz. Ok, Tiz sembrerebbe fare le task. Sembrerebbe che stia facendo le task. Chissà che task è. Ah, ok, è un po' lunga. Ci può stare che ci metta un po'. Porco Diaz! È comunque una task facile, un po' lunga. Ok. Quante task ho da fare? Nessuno ha ucciso Tiz, incredibile. Grazie per la modifica, bello. Grazie di Gabri. Oh! Lo sapevo! Ok. Come si fa a dire che si... Come? Qualcuno... Cioè, si deve cliccare in basso a destra? Ciao. Qualcuno vuole parlare? Andrea, io ho visto, mi ricordo che nella stanza eravate tu e Tiz. Io stavo andando a guardare le telecamere. Ok. Ho finito le mie task. Barbarella? Io sto facendo le task. Ma io confermo che non è stata Barbara ad uccidere. Eravamo nella stessa stanza perché stava nella stanza con me. Con tutte queste persone sulla, però mi facevi molta paura. Siamo 10.000 e che è gente. Grazie. Che non vuole il TTS. Okay. E io continuo. Omi è qualcosa Gigi, no? Il mio cazzo e non smette di produrre. Cosa? Le 9, 26, Omi avrebbe potuto uccidermi, però non l'ha fatto. Ma non lo so se sta usando il suo 129 IQ. Per favore, cuore rosso, cuore rosso, cuore rosso. Però non mi ha ucciso Omi. Avrebbe potuto farlo. Tu Omi che facevi? No, voglio, perché, voglio capire voi cosa. Gigino, tu dov'eri? Ero nella stanza delle telecamere. Perché? Potevi uccidere Tiz. Tu chi voteresti? Ma dove era Tiz? Nella stanza dell'elettricità. Tu chi voteresti tra noi quattro? Tu mi fai paura? Ma anche Mr. Beast
Io ero. Barbara può confermare che ero con lei, quindi non sono stato io ad uccidere. Sì, è vero. Ok, votate Vanessa, l'ho vista uccidere. Veloci, 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 oh. Veloci, veloci. E Vanessa una. Stavo, stavo... Vota Vanessa, sei Luis. Sicuro? Sì, sì, sì. La sinistra a destra. È vicino sinistra, a me. Destra. La mia preferita è la 69. No, mi hai fatto votare Cicino. Ma. Va dillo. Oh, mi dia Luis di rispondermi su UFB. No, grazie però. Allora. Perché così ora ho più sospetti io. Via Luis. Ho più sospetti. E non so su chi ricadono i miei sospetti. Perché volevo vedere chi difendeva Vanessa. Ok, ok. Qua siamo in tre. Non può succedere nulla se stiamo in tre. Luis, vai via da me. 7, 6, 1, 5, 6. Cazzo. Quando mi può uccidere? Perché viene tutta la gente. Quanti ne hai uccisi, Gigino? Due. In questo turno ha ucciso anche me. Ha ucciso anche me. Ho perso il conto. Grazie, Simone. È difficile, è difficile. Ci sta. Vabbè. Sto vivendo questo triste sogno di cui sono il protagonista di ciò che non ti dico mai. 69 7373 o Alfredo Sabini. Eccomi. Eccomi, no, devo far pipì. Oh, scusatemi, se devo far pipì, devo far pipì. Se devo far pipì, devo far pipì. Grazie. Ciao, mi detto come sta il povero triste ma felice Luisa. Alza, le sentite bene le donazioni, non troppo forte, ok? Giusto? Oh, devo far pipì, adesso ci posso fare. Ok, ok. Eccomi, non ero mutato. Sì? Eccala. Purtroppo non ho visto nessuno. Ok, io sono sicuro che Gigino è un buono perché faceva la... sparava ai meteoriti. Io sono sempre buono. Io ero nella stanza dell'elettricità, non so se qualcun altro c'era. Ero con Ivan e Tizio nella stanza dell'elettricità. Stavo facendo la task. Io prima sono stata tutto il tempo con Tizio, poi sono uscita, infatti mi avete visto e sono andata dal reattore. Allora io posso dire che Ivan, cioè, poteva uccidermi Ivan. Siamo rimasti da soli nel corridoio a camminare mano nella mano e non l'ha fatto. Quindi io direi che possiamo, che Ivan sia buono, possiamo penso. Skippare no. Sì, non uccidere io... non è un segno di lo so, però almeno capì. Io il corpo l'ho trovato da io stavo facendo una task, però. E anche dire non ha ucciso non è segno di innocenza. Caro Hank, io stavo facendo, ho fatto gli scudi, purtroppo non c'è nessuno a vedermi. E poi ho fatto gli altri miei task, non ho incontrato praticamente nessuno. Pseudo, doveri? Io schippo però, comunque non ho abbastanza prove. Non ho abbastanza elementi per deliberare. Allora, io però devo dire la verità, non ero con Sofia. Ciao, oh, invece, oh. Ero una stanza delle città, lui è arrivato dopo. Ma io sono arrivato subito alla fine... Tizio, queste cose però dovresti dirle prima, non no, perché stavo chiedendo alla mia chat. Un secondo, io sono arrivato e un secondo dopo c'è stata la discussione. Tu mi hai detto, è stato tutto il tempo con Tizio, ero da solo. Ok, okay. Va bene.
teniamo d'occhio Sofia. E anche Mr. Beast che fa questa affermazione. E anche Hank che difende Sofia. Esatto. Hank, puoi non ho difeso Sofia, ho difeso Mr. Beast. Muti. Grazie Codre, ben tornato. Ciao Omi. 9 punto interrogativo 19 punto interrogativo 20 punti. Puttana. Molto inquietante, molto inquietante la situazione, molto inquietante. Non me ne frega, non me ne frega. E oddio, no, non grazie Chap. Dio caro, grazie Chap. Non sabbate di mettere faccia a questa merda. Impostura in movimento. Cozzarino libero. Ok, Gigino è buono, mi posso fidare. Mi posso sicuramente... No! Ok, Tiz se n'è andato. Qualcuno ha chiuso le porte. Se c'è un morto, non è Tiz, perché non è così capace. Se c'è un morto, non è... Ok, ok. C'è Mr. Beast e Sofia sotto. Ragazzi, ho avuto paura. Ero nella stanza dove sta la tanica di benzina insieme a Sofia e Tiz e si sono chiuse le porte. Ho iniziato a girare, a brancolare nel buio. Idem. Io ero ferma dalla benzina a riempire. Ok, questa affermazione di Mr. Beast è inutile, lo voto. Ma Anch'io, mi ha chiuso nella stanza. Io vi dico, io ho iniziato a girare nella stanza con le porte chiuse e ho pensato a Mr. Beast. Ti potevo uccidere se ero vicino a te. Ma magari è no, Sofia. Il problema è che c'ero anche io, quindi potevo testimoniare. Esatto, mi fido di Sofia. Tra l'altro nella partita che hai vinto, Mr. Beast, non si può. Ragazzi, io vi dico, se non è Mr. Beast sappiamo che è Sofia, perché io ero in quella stanza, cioè la descrizione di Mr. Beast è giusta. Io sono sempre stata lì. Lo schifo. O potresti essere anche tu. No, ma scusatemi, qualcuno potrebbe aver chiuso le porte casualmente, ok, perché magari, anch'io non so come si chiudono, però a volte... Anch'io non so. Però questa cosa mi fa pensare che Mr. Beast voleva uccidere Tiz, ma c'era Sofia. Accanto. Ma non sono tanto stupido da chiudere la stanza con due di loro dentro. Hank, che ne pensi? Io penso che non dovremmo uccidere nessuno se non abbiamo delle prove, e qui nessuno ha portato delle prove, ma solo dei sospetti. Perché siamo uccidendo dei qualcuno, esatto, avvantaggiamo ovviamente. No, io sono sicuro che Luis è buono. Ho capito, ma tanto io schippo, non si può. Cioè, se l'abbiamo beccato a culo va bene, ma se no... Muti. Vediamo. Sì, Hank l'altro. Hank. Ora devo stare lontano da Hank. Vediamo se si alza la barra. Alfredo Sabini rappa come i bambini, spaghettini, pisellini, piccolini, ma anche 9. Sì, si alza. Maria Aquino. Hank, l'altro Hank. Hank sospettato, ragazzi. Hank sospettato. Grazie, Yarok, Markov. Hank sospettato. Hank super sospettato. Chi è? È Ivan. Ok, è Ivan. Hank super sospettato. Serve un'altra conferma, ma Hank è uno dei super sospettati di oggi. Che palle sto task. Hank è uno dei Hank è il super sospettato di oggi. Hank, ragazzi, è il super sospettato. Super. Oh! Però cosa fa Hank? O scappava, vediamo se qua c'è un morto, perché se è, veniva da qua. Thank you.
Costi emergency meeting. Dimmi. Secondo me sei tu, Hank. No, sono io. Secondo me è Sofia, ragazzi. Io parlo in discolpa di Hank perché era con me da soli, io e lui, e non mi ha ucciso. Ma non è Sofia. Ma Sofia stava facendo le task. Ragazzi, è Sofia che faceva le task finte. Non si alzava la barra quando Sofia faceva le task, mentre quando l'ha fatta Pseuda si è alzata. Vero, io l'ho fatta. Pseuda ha fatto le task e si è alzata la barra. Sofia si è messa lì, non si è alzata nessuna barra ed è andata a fare una task che è inesistente, che non esiste, che non devi essere lì. Ma perché, aspetta, perché Hank era triste quando si è chiamato il... Ma perché ragiona in maniera contorta? Perché i meeting sono o c'è una prova esplicita oppure ma vanno sempre a favore degli impostori. Quando non avevamo ancora detto statisticamente ma, secondo me è Sofia, perché io vi dico che ero con Hank, eravamo da soli, lui poteva uccidermi, non l'ha fatto. No, questa non è una prova della mia, posso tranquillamente essere io. No, perché mi fido, non mi puglieresti mai alle spalle. Luis non è, sì, io sono sicuro che Luis non è, e neanche Pseuda. Secondo me, o è Pseuda o è Hank. Gigino non lo so perché non l'ho mai beccato in partita. Cioè, io sto guardando le telecamere di sicurezza e vedevo. No, ma è Gigino non è. Gigino sicuramente non è. Ivan, cos'hai da dire? Ah no, è morto. Scusatevi. Sofia, tu stai accusando Pseuda, per la quale garantisce Andrea, che garantisce per Gigino, e me, che non ho fatto niente di male, ho finito i miei task e non ho fatto un cazzo. Quindi a me tu puzzi. Comunque io non ho ancora prove, quindi non voterò. Io voto Sofia. Votate Sofia. Se non è Sofia è Hank sicuramente, per cui abbiamo già vinto. Non è vero, perché non ne hai nessuna prova. Stai andando a caso. Vediamo se Sherlock Somiat l'ha vinto. Palle! Fai. Sei ancora Luis? Guarda, no, Luis non credo sia. Ma chi è Tiz? Pseo, cazzo. Oggi non va molto bene il 2+2. Non vi preoccupate, ragazzi, tra un po' le beccherò. È che all'inizio sono quelle 5 partite, grazie a Di. Sono quelle 5 partite dove è un po' difficile. C'è un assassino solo. Dai. Mi ammazza Pseo, eh. È andata via la luce, oddio. Sono pro player in questo gioco. E fantasmi, fate le task. Dove sono tutti? Vieni, Luis. Luis, vieni. Luis. Yes. Abbiamo completato le task. Sì. Alleluia. Tiz. Tiz, forse, non so. Chi era l'altro? Chi era? No, ero io. Era Pseuda. Ha accusato me, incredibile.
Omi, comunque, non ce l'ha capito un cazzo. Ma dite Tiz perché eravate tutti lì. Pensate che io sia stupido? No, cioè, ci avresti belli che inculato, perché fino all'ultimo non sapevamo chi fosse. E però avevate vinto. No, abbiamo vinto perché tutti hanno fatto i loro task. Infatti, quando si è così alla fine, si sta insieme. Il killer è uno, non può uccidere, e gli altri finiscono i task. O può disperatamente uccidere davanti a tutti. Io ho fatto i task da solo. E non ero può fare i sabotaggi. No, può fare i sabotaggi. Infatti, nel sabotaggio eravamo separati. E lì può cercare di snicciare. Di credevo fosse Omi. Secondo me, alla prossima è Omi. Tiz, per vedere i task sopra a destra c'è la mappa. Tab, devi premere. Let's go. Ma io mi sa che ho confuso Sofia con Pseuda, credo. Stai pure per ammazzare me. Crewmate again, bro. Vabbè, vabbè, non è importante, dai. Le sto vincendo, le sto carriando tutte. L'unica cosa è che dovrei giocare e fare le task, secondo me, capendo se c'è. Non dovrei fare le task da solo. Dovrei fare le task con qualcuno per capire se effettivamente le fa anche lui oppure no. E che palle, dai, foglie, entrate. Via. Mr. Beast sta girovagando. Ah, sta facendo. Ah, shit. Allora, io non ho. Allora, ho trovato il cadavere di Pseuda davanti al reattore sul task, quello là che Omi non riesce a fare. Io ho visto in admin che c'era una sola persona in reattore. Ok? Ho detto, ah, lei deve essere per forza un buono. Lei o lui deve essere per forza un buono. Vado in là per cercare di incontrarlo e me la trovo morta. Quindi non ho informazioni. C'era della gente in elettrico, ma uno è andato in storage. Poteva essere qualcuno in elettrico. C'erano però rimaste due persone. Quindi se eravate in elettrico, pensate a chi era lì con voi ed è andato a sinistra. Tu eri da solo? Sì. Grazie, lo so, I don't look good, ma cercate di pazientare, non uccidere nessuno e cerchiamo di accumulare cose. Io lo so. Qualcuno ha da dire qualcos'altro? Visto che io voglio solo dire che ero accanto a Tiz. Io dove? Ero con Sofia a fare task nella stanza elettricità. Io ero con Mr. Beast. C'ero anch'io. Chi? Io ero accanto a te. Ho visto passare verso Vanessa. Destra. Non ti ho visto io. Stavo facendo la task. Grazie Carmine. Quindi non c'è nessuno che ha dei sospettini, niente. Lui se ti è votato? No, ho skippato. Non sembra io che anche skippato. Anch'io skippo, non ho nessuna informazione. Qualcuno di voi è stato nelle botole? Ok, no. Era un bait, nessuno l'ha preso. Ok, aspetta a vedere perché abbiamo un sospettato. Però se beccano anche l'altro, grazie Sir Dead. Grazie Joe. Allora, Hank deve ritornare lì tra un po'. Deve ritornare lì a finire la task. Deve tornare lì a finire la task, Hank. Vediamo se la fa. Se va lì a finire la task. Oh. Ivan? Signor Ivan? Cosa?
perché ha ucciso quella povera persona davanti alla caffetteria? In realtà la stavo per riportare anch'io. Ivan. Cosa? L'ho visto che era ancora in piedi il corpo. Io lo stavo per riportare, ti sto dicendo che era già morto. No. Per me votiamo uno e poi l'altro. Se l'ha visto. Ragazzi, sono vicino a me. Sono sono 100% sicuro. Ivan ha ucciso. Mi sembrava che fosse Andrea. Era blu il corpo. Sì, era blu, ma cos'ha Ivan da dire la tua discolpa? Io stavo per riportare il corpo, ragazzi, però se vi volete fidare di Mr. Beast. Ivan, tu dove eri? Io stavo passando lì, sono passato vicino al corpo nel momento in cui Mr. Beast pure stava lì. Ma quando è stato ritrovato il corpo eri vicino a me, se non sbaglio. Oh, tu dove eri? Stavo facendo, mi sembra la task, non mi ricordo, ti ho visto passare proprio dritto, mi pare di aver letto Ivan, poi non lo so. Può essere che siamo passato lì. No, vabbè ragazzi, non ci ho fatto caso. Prima di quell'altro, prima io voto Ivan. Voto Ivan perché ho visto assassinare il povero Andrea. Io voto lui. Grazie, ma anch'io però. Io voto. Votiamo però lo stesso, io voto Ivan. E io schippo, ragazzi. Grazie, John Titor. Sì, non fai fare il content a povero Andrea se lo ammazzi subito. No, no, potete ammazzarmi subito, ovviamente. Eccolo. No, dovete essere mutati qua. Ok. Ivan. Ah no, c'è Hank, c'è Hank. Hank, ti puoi mutare? Vi sento, ragazzi. Va bene. Ti puoi mutare anche te, Sofia? O sei morta? Ivan? Sono tutti mutati, sì. Cavolo, non pensavo che mi uccidessi nella caffetteria. Mr. Beast, mutati! Perché non ho visto nessuno, non pensavo tornasse su Mr. Beast. Ma... Aspetta, spostiamoci in general, Eccomi. Okay. E ti posso chiedere se l'altro è Luis? Sì, è lui. Ok, scendiamo. Perché sei entrato nella stanza dove sono entrato io e mi hai seguito e non hai fatto niente. Esatto. Poi sei uscito, sei andato nel corridoio dove era appena passato Mr. Beast. Ti ho visto risalire su, riscendere giù e c'era il corpo di Mr. Beast. E GG. Sì, ma sono entrato a sinistra in quella stanza là. Sì, e ti ho visto dalle telecamere. Tutti questi movimenti io li ho visti dalle telecamere. Poi passo giù, c'è il corpo di Mr. Beast. Come dalle telecamere che eri lì nel corridoio con me? No. Io sono rientrato nella stanza delle telecamere per vedere i tuoi spostamenti, perché la X del corridoio di fianco alla stanza dove ci sono le telecamere è visibile dalle telecamere stesse. E tu hai ucciso Mr. Beast poco sotto. Ma cosa, mi hai visto ucciderlo? No, ma sei passato. Perché lo dici con certezza? Ma perché mi sembra l'unica cosa ragionevole. Se ragazzi, avessi visto. Se avessi. Non mi convinci. Guarda come cerchi di parlare agli altri. Se no, avessi visto il corpo, l'avresti riportato, perché sei sceso lì, ok? Ragazzi, voi avete visto qualcosa a qualcuno? Io ero dal reattore, quindi. Guarda come cambia l'argomento. Non so, no, qualcuno mi ripeta. Chi è che era nella stanza a sinistra? Vanessa? Non ricordo neanche più dove ero. No ragazzi, non sono io completamente. Anche tu no. All'improvviso dicendo che Gigino. Allora, Gigino, scusami, segui il mio ragionamento. Vota te anche, ragazzi, perché se vince lui adesso, moriamo tutti. Ma non è vero minimamente. Votiamo Gigino. Ma no, perché rimanete in pochi e poi vi ammazza uno ed è finita, ha vinto. Ma non è vero, devi essere solo più in due per perdere. Vota te. È una falsità. Non sa le regole. ti ho praticamente visto. Non so che altre prove devo portare. Ah, Luis, io ti ho visto che andavi in una botola. E quando? Perché non l'hai detto? Quando è che mi hai visto?
Grazie Vincenzo. Ti ho visto quando non c'era la luce. Tu sei andato in basso, poi sono venuto a ricercarti, non c'eri più. Allora ho detto è andato in una botola. Ero sicuro che eri te, però ovviamente ho fatto un po' buon viso al cattivo gioco. In realtà sono entrato in una botola nella sala di controllo. Cosa hai fatto? L'hai scritto nella cassa da morto questa informazione, Andrea? Ma poi Ivan mi ha ucciso. Io stavo solo attento a Luis perché ho detto cavolo, lo saprà. Che l'ho visto. Allora mi volevo andare via da Luis. Sono andato con Ivan in caffetteria in mezzo a tutti. Mi ha ucciso. Infatti poi è stato subito sgamato. Tiz, stai capendo anche tu, Barbara, come si gioca? Sì, io sto capendo. Sì, ho capito. Faccio un po' fatica. Cazzo. Grazie Raff. Grazie per la modifica, bello. Grazie Peruzzi. Un po' di figa. Oh, ti si vuole bene. Seguo da quando ti pisciavi addosso. Grazie, bro. Tiz, lo lascio. Persona che gioca a pallanuoto, persona che nuota, persona grazie, che barca a remi, persona che fa surf uomo sullo snowboard, giocatore schermidore, persona che fa rimbalzare una palla, persona che gioca a pallamano, ciclista, ciclista di mountain bike, persone che fanno la lotta, giocoliere, giocatore di golf. Non ho visto nessuno. Quali sono le comunicazioni? A sud, in basso, dove ci sono tutti i computer, i televisori. Ok. Quello. Mister Visto mi fa abbastanza paura perché mi ha seguito per un po' e spero sia solo una. Io volevo dire che tu eri buona perché ti ho visto fare sia gli scudi che il cannone. Ma Sofia ha riportato il corpo, per cui si presume che sia ok. Vabbè, io l'ho seguita perché grazie Gianluca. Voglio cercare qualcuno buono con cui camminare. Ho visto che Sofia era buona e quindi stavo con Sofia. Sofia, tu comunque hai trovato il corpo, non hai visto nessuno, non c'era qualcosa, qualcuno. Ok, io mi sembra di aver l'unica persona che ho visto era Vanessa e credo sia... No, stavo salendo su, ti ho incontrato. Sì, anch'io. Io stavo guardando le telecamere e non ho visto nulla di particolare. Altri? Io ero a sinistra a fare la quest nella sala quella con razzo, tutto a sinistra in alto, però ero da solo, quindi purtroppo non ho visto che sei passato a sinistra, però eravamo lontani, quindi però sì, tutto visto che sta di là. Ma io ero da solo, stavo facendo dei task. Dove? Non so ancora i nomi delle mappe. Ero tipo in vabbè, dici destra, sinistra, alto. Era da destra in centro, se non ricordo male. Forse nella sala admin. Io ero con Mr. Beast nella sala delle telecamere. Tu, Omi, hai qualcosa da dire che lo dici al turno dopo, poi vieni ammazzato? No, non ho qualcosa da dire. Non ammazzatevi. Non ho visto niente, sto skippando. Thank you.
10k. Ho trovato Tiz morto senza testa. Ok, io ero in alto a destra con le porte chiuse. Anch'io ero bloccato. Grazie, a destra accanto ad Andrea, c'erano delle porte chiuse. Ho provato ad andare verso il centro ma era tutto chiuso. Con me c'era, non mi ricordo chi, e provava a correre verso la porta. Colore? Eravamo io e Sofia. Io ero alle telecamere che guardavo Mister. Chi è Sofia? E sei tu che parli, Sofia? No, questa è Vanessa. No, Vanessa. Vanessa. Io posso garantire per Mr. Beast che lui... Grazie, Sofia. Quindi non è stato nessuno? No, infatti. Ancora una volta siamo tutti puliti. Ragazzi, io... Allora, io ragazzi avevo le porte chiuse. Non so dove sia stato trovato il corpo. Ero tutto allora, io vi dico però questo. Non è possibile che ogni volta tutti stanno con tutti e non è nessuno. Allora, io ero bloccato nella stanza in alto a destra con Andrea. A meno che Andrea non abbia bloccato le porte per trarmi in inganno, lui è innocente. Io però, Ivan, non ti ho visto fare le tasche. L'ho fatta, quella sopra. Non lo come so. È anche passato. Però allora, io non ho visto Ivan fare le tasche. Non ho visto. Però il problema è che io mi devo fidare di voi. Quindi, Luis, tu. Io voto Ivan perché Andrea non ti ha visto, perché Andrea non ti ha visto fare le task. Sì, ma io non mi fido di voi, però, perché Ivan non l'ho visto fare le task, ma era da tutta l'altra parte. Però allo stesso tempo io. Ma se ti ho detto che ero bloccato in una stanza, come fai a votare me, Mr. Beast? Aspetta, e Luis, che hai visto? Nessuno. Io ero alle telecamere che guardavo Mr. Beast fermo. Ivan non lo sono riuscita. Io voto Ivan, dobbiamo votare qualcuno. Anch'io, sennò perdiamo per gli assassini. Ok. No, non sono arrivata. Cavolo Ivan. Dove cavolo? Faccio la modifica, abbiamo. Grazie a Reg. 9 oppure 8 o 9. Giullare dal 2011 vicino a te e ai modificati. Cuori viola in chat per noi che siamo belli. Grazie la modifica, bello. Antisgamiato. Grazie Franco. Sì. Sì, Luis, dici. Ah, non lo so, Mr. Beast sembrava che mi dicessi di cosare il coso. Sei mutato, Mr. Beast. Ah, oh, ok. No, in realtà ero vicino a te perché c'è Andrea che mi fa paura. Anche a me, perché eravamo tutti assieme e lui correva. Perché tipo abbiamo fatto l'acchiapparello nel corridoio e avevo paura di lui. Ma può darsi pure che è innocente, però avevo paura, eravamo solo io e lui e non ho nessun... Però non è colpa mia se io ogni volta che cerco di fare qualcosa mi si chiudono le porte davanti e torno indietro. Ma infatti non ti sto incolpando, sto dicendo che ho semplicemente paura di te, Andrea. Okay, Mr. Beast. Però io, una cosa, siamo io, Gigi e Mr. Beast che continuano a parlare, a fare cose, e Vanessa e Sofia sempre lì. Così a me Vanessa, facciamo le task. A me Vanessa, vabbè, minchia, ma io l'ho finita da mezz'ora. Comunque, non mi ha ucciso. Io ero passato lì e non mi ha ucciso. Mi sembra Vanessa. Mi sono incrociato con lei da sola. Allora, mi... dato che siamo tutti, giustamente, siamo tutti innocenti qua, no? Abbiamo tutti finito le task. Grazie, Skinny. Skippiamo tutti il voto perché siamo tutti innocenti. No, io le task non le ho finite. Ok, allora ti seguiamo a finire le task e non ci separiamo. Neanche un secondo, giriamo tutti in gruppo.
Va bene, okay. Ci sto, grazie Bello. Perché tanto siamo tutti innocenti, no? Allora, seguiamo tutti a te, Mr. Beast. Sì, ma io ho ancora tante task da fare. Ti seguiamo, non ti preoccupare, che ti stiamo attaccati, Mr. Beast, non ti preoccupare. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora skippiamo il voto. Sì. E non so se Vanessa o Sofia hanno qualcosa da dire. Oh, a me puzzava. Io ancora le devo fare. Però. Chi è? Beh, che finiamo le mie e poi casomai. Ok. Sì, sì, facciamo Mr. Beast e poi. Sofia. Sofia. No, Vanessa. Boh. Come si spengono le luci? La modifica, bello. Grande Omi, ti amo, ma di sicuro è Vanessa. Grazie, DJ. Grazie Cristante. Come si spengono le luci? Cazzo. Electrical. Ma io vedo bene, ok lol, non lo sapevo, ok. Qualcuno tra Sofia e Mr. Beast? Ho ucciso lui davanti a me. Uccidere non so chi era rimasto? Gigino. Ragazzi, eravamo tutti lì ed è stato ucciso Gigino. Mentre attivavo la luce. Io stavo facendo la task, io ho finito la task e ho visto il report di Sofia. È arrivata per ultima, infatti non ho fatto il coso della luce. Ho visto Omi uccidere Gigino. Sei sicura al 100%? Guarda, no, che se aspetta un attimo. Se votiamo Omi e Omi non è l'impostore, abbiamo perso. Io sono sicura al 100%. Allora, io sono rimasto sempre con Mr. Beast e Gigino. È vero, Vanessa, è vero, Vanessa e Sofia erano fuori. Mi fa strano che nessuna delle due abbia ucciso l'altra, per cui boh. Però io quando ho fatto le task con Gigino e Mr. Beast, ho visto poi il report di Sofia che accusa me. Ho visto il corpo di Gigino morto e è stato riportato. Per me sei tu, perché così. E io sono sempre stato con Gigino e Mr. Beast. Come disse anche una volta. Aspetta, ma hai finito le task? Non avevi finite molto prima? Cosa andavate a fare in giro? Se solo a una finirle. Di quelle due. Siamo andate prima a sistemare le luci perché appunto si erano spente quando eravamo tutti dal reattore. Sono molto confuso. Per me, Omi, io sono entrata nella stanza per ultimo, ho visto lui uccidere. Ci credo, sei tu che hai chiamato il morto. Io sono sicuro che Mr. Beast non è. Sofia, tu sei sicura al 100%? Sono sicura al 100%. Sì. Dai, abbiamo perso, ragazzi. Va bene. Se non è Omi, abbiamo perso. Abbiamo perso. Sofia. Abbiamo perso. Hai perso. Stava dicendo il vero. È vero. Però posso dire una cosa, Andrea. Secondo me hai sbagliato a sacrificarmi lì. Ma non ti sacrificavo. Dovevo puntare su qualcuno. Ma non erano sicuri di votare me, però. Ma io infatti sono andato a caso. Dobbiamo buttare fuori qualcuno. Andrea ha detto: non ti ho visto fare task. Via, Ivan.
Cioè, lì non mi avrebbero mai, non ma mi avrebbero mai buttato fuori a me, non c'era il motivo. Non avevo mai sospettato di Ivan. Ma non è vero, Ivan, Ivan, io e Ivan eravamo, ok che Ivan ha ucciso Hank o chi è che era, ma eravamo da tutt'altra parte. Ho detto, vabbè, butto Ivan così almeno, non, cioè dico che okay, non sono sicuro che potrebbe non fare le tasse, ma eravamo veramente da tutt'altra parte, ragazzi. Voi avete accusato Ivan a caso che era da tutt'altra parte, per l'uccisione di uno. Ma poi tu eri troppo convinto, sì, ok, andiamo in gruppo, e poi sono spente giusto, giusto le luci, quindi... Cosa devo dire? Ma infatti, poi, quindi soprattutto tu, ragazzi, Andrea ha detto, nel turno prima ha detto, io ho finito le task, nel turno dopo ha detto, stavo facendo la mia task, quando a un certo punto... Esatto, no, la task esatto, elettrica che è di tutti, Hank. No, solo quando non stiamo in game. No, davvero. Un altro POV, crewmate POV. Ho visto Tiz sopra il cadavere di Ivan, che un secondo prima non c'era. Io stavo per portare il cadavere di Ivan. Ballavi sui corpi morti, Tiz. Sono arrivato in una stanza, ho visto il corpo di Ivan, stavo per segnalare. Io in quella zona della mappa, non ti ho visto uccidere in effetti, ma in quella zona della mappa no, ho visto... Io non ho visto nessun altro. Alla fine con la cosa dell'occhio, per cui non è che posso dire che fossi tu. Però io ho visto il corpo di Ivan come sono arrivato segnalato. Per me possiamo anche skipparla, ragazzi. Votiamo, però ragazzi, votiamo Vanessa, per favore. Ho dei ma sospetti. Ma sei accanto a me, ma perché questo mobbing? Ho dei sospetti, ho dei ma sei sospetti. Accanto a me, ero sopra. Perché c'è con me? Allora, la mia, ragazzi, non è una prova al 100%, ma 99.9. Per me possiamo anche skipparla, è morta solo una persona, però teniamo veramente d'occhio Tiz, ok? Io skippo perché non penso fossi tu, eri l'unico che era lì intorno, però, ripeto, sono entrato nella stanza. Io voterei Vanessa, eh? Ma perché dovremmo votare Vanessa? Era la più lontana, era accanto a... Non può essere... Ma dove eravate voi? Io ero la stanza, quella delle armi, su in alto, okay. Non c'entra niente su dove era il corpo non c'era un istante prima, no, ma è Tiz di sicuro, vabbè, skippiamo, ma comunque niente, Tiz di sicuro che è perché veramente non c'era nessuno, quindi o è stata una roba super sneak che non ho visto o è Tiz, quasi dai racconti sembra Tiz, però non so. Ma dai racconti, parla solo Hank, che tra l'altro ha detto che non è sicuro, e se era lì di fianco dovrebbe essere sicuro. Cioè io sono arrivato, ho riportato e basta. Sicuro è solo quando il coltello taglia la gola, e quello non l'ho visto. Però dal contesto del Mr. Beast, perché hai buttato Hank? Vabbè. Perché io non voglio giocare con Hank, mi fa paura. E ne rimangono due di impostori, e ne rimangono due. Grazie, Gabibbo. Messaggio serio. Complimenti che in un momento in cui tutti portano Fall Guys, tu hai portato un gioco come questo e la cosa è pagata. Mi dispiace solo che ora tutti ti copieranno punto B. E se quel porcello di Ivan si vuol fare duro la Barbarella è evidente. Grazie mille, bro. C'è la mia Nemesi. Che cazzo? C'era il cadavere di Hank. No, e di fianco c'era. Cosa cazzo di? Ah, Tiz, è la seconda volta che ti trovano vicino ai corpi senza report e le riporti. Posso dire che Tiz stavo andando a sinistra
Poi sono. Io voto Tizza, ragazzi. Tu mi stavi seguendo, allora sono tornato indietro. Mi hai seguito, sono tornato di nuovo indietro. Mi stavi riseguendo. E ma ti ho lasciato. Io non, no, nella... io non t'ho minimamente visto. Nella mensa, sì. Vabbè, vabbè, Tiz, però il dubbio c'è la prima volta. Ma la seconda volta che ti trovano vicino al corpo senza riportare è un po'. Fa così. Boh, io vi dico, sono arrivato. Tiz, voti? Io voto Sofia. Va bene, voto Sofia, tanto abbiamo votato tutti. Ecco appunto. Vediamo, vediamo cosa succede. King delle droghe. Grazie a Alesao. Ok, non credo sia Mr. Beast, eh. Grazie per la modifica, bello. Grande come sempre. Grazie Rasha. Eccolo dov'è. Ora vado alle videocamere. Oh. Chi è che sta? Ah no. Ragazzi, signor Andrea, ho trovato un corpo di Vanessa, che era la mia unica sospettata, e ho visto uscire e scendere. Era nella sala dove devi mettere la carta dentro il tavolo. L'unica che ho visto scendere era Pseuda da quella parte. Pseuda, perché sei uscita da quella stanza? Signorina Pseuda, ha qualcosa da dire? No. Vabbè. Io ok. Beh, proviamo a votare. Proviamo a votare, non c'è nessuna difesa. Oddio, perché non mi ha fatto. Ah, sì, ho votato. Pseuda, se vuoi puoi autovotarti. Se. Ma dovevi difenderti, Pseuda. Vabbè, è stato un po' sottotono questo. Dai, rifatti l'ultima. No, ma la difesa di Tiz mi ha fatto troppo. Infatti non l'avevo mutata, mi ha fatto troppo ridere. Allora, ragazzi, uguale a prima. Stavo per riportare quando. Ma infatti era super scam. Era super scam. No, e io speravo che quel calo di luci non mi vedeva nessuno. Ma io anche già all'inizio pensavo che l'avevi visto a Tiz. La roba era riportarne un altro e dire stavolta so chi è. E non mi veniva il nome perché non mi ricordavo la tipa che avevo di fianco. Credo fosse Sofia. Ah, ecco. L'idea era di dire ragazzi ne riporto un altro e ora so chi è stato. E lei, e ora non mi veniva il nome, lei nel frattempo ha detto me. Come non c'è Andrea? Ha detto 2 minuti e tornava. Ci sono. Okay. C'è l'ultima? No, per Tiz. Non è male questo gioco, però... ora vi dico, ora è molto più bilanciata, molto più equilibrata degli altri giorni, è molto più difficile essere un crewmate, per cui vi dirò che è anche divertente fare il crewmate. Se non mi ammazzano subito Barbara, Marocco e Ivan o Hank, è divertente. Se non faccio il morto che cammina. Grazie Loki. Per gli 11 mesi. Vediamo. Grazie per la modifica, bello. Un saluto da grado. Uey, ciao Simo. Ciao bello. Non scrivete anche impostore, non ha fatto niente. Io no, mi sto giocando un po' male perché sto facendo le task, non facendo nient'altro. Sì. Ho trovato un corpo. Dove? Dentro la sala caffè. Dentro però... proprio in mezzo? Sì. Cioè tipo verso però a sinistra. Però non ho visto nessuno. Ok. E io Barbara chi ti dice elettricità. Ti dice che io. Si beve caffè in quella sala.
Le porte erano chiuse. Io ero in elettricità con Sofia, Ivan e qualcun altro. Io andavo per il corridoio con la mappa. Eravamo io e te, Sofia. Sì, esatto. Però prima di venire in stanza da voi ho visto che in caffetteria le porte erano chiuse. Quindi poi non so quando l'ha trovato il corpo, se erano aperte oppure no. Oh sì, erano aperte. Venivo da tipo la stanza delle videocamere dove c'era Ivan. Ok, io stavo facendo le mie task. Io stavo facendo le mie task e devo dire che arrivarono in tutta fretta da in alto a destra anche con un'altra persona che non ho riconosciuto. Grazie, no, Gianni. Io ero lì. Io ho fatto un task in caffetteria, ma sul lato destro ho fatto le foglie. Anch'io. E poi sono andato, ho incontrato l'Ivanessa. Mm-hmm. E poi mentre scendevo giù, come hai detto tu, ho incontrato l'altra persona, cioè Vanessa. Quindi siete gli unici che tu e Vanessa. Però gli altri hanno tutti alibi da tre. Io ero già giù perché vi ho beccato girare. Eravate gli unici alibi. Che da sopra se ne stavano andando. Ah, no, tu non hai nessun alibi, a dire il vero. Se proprio dobbiamo contare. Io non ho nessun alibi, è vero, ma sono io che vi ho incontrato mentre scendevate. Non ero io che sono sotto. Queste sono le tue parole, Andrea. Ok, vota tank. No, ma votate anche cosa? Ma non no, fate il secondo più due, vi prego. Cioè. Votate anche, ragazzi. Venivano da sopra, erano gli unici. Ma io non. Ok, mi ammazzano. Sono un uomo morto che cammina. Le foglie non sono in caffetteria, sono qua. Non voglio incontrare Hank. Oh, ok. C'è tanta gente. Ivan, ti prego. Dove? Non ho visto nessuno, era dallo storage. A parte che non ho visto neanche il corpo, però mi dicevo comunque di riportarlo. Non è. Stavo facendo lì. Dov'è lo storage? Scusa dell'ignoranza, sotto. In basso dove c'è la benzina. Io in alto con Omi. Io ero in electric. Era con me nella cosa dell'electric. Io ero accanto ad Andrea a fare una quest. Io ero con Andrea. C'era anche Tiz. E ho visto proprio che faceva una task tranquilla. Sì, la task. Sì, ma avete visto la barra crescere? O no? No, la barra crescere non l'ho vista perché non sapevo che c'era una barra. Adesso me l'hai detto. Oh, ok. Io ho visto Omi, ma era in alto. Io ero tipo imprigionata nella caffetteria. Luis rip. Skipperei. Va bene. Sì. Questo skip così immediato. Io continuo a non. Andrea non me la conta giusta. Grazie, questo skip così. Infatti, comunque. Sì. Anche alto, però. Io schifo, non voglio problemi, ma boh. Luis, non mutarti adesso che finisce la partita, mi scoccio di stare in silenzio da solo. Ok. Però mutate, devo. Però. Devo andare in elettrica. Thank you.
cazzo! Si è aggiunto anche Andrea al nostro gruppo di morti. Non l'avrei detto. Neanche io. I miei sospetti erano verso di lui. Max, sei mutato. Non ci sente neanche. Ah, no, no, ero mutato anch'io. Io ho visto tipo il kit vicino. Porco Dio, mi sono smutato, scusatemi. Ridico quello che ho detto. Allora, io ho seguito Andrea tutto il tempo perché mi puzzava sta cosa dello skip, ok? E con me c'erano Tiz. No, Tiz è arrivato dopo. C'erano Ian, Vanessa e Andrea. Poi abbiamo bazzicato lì in Electrical, ok? Andrea se n'è andato. Io sono rimasto ancora lì e mi avete visto. C'erano Vanessa. Sì, e poi lì c'era Tiz. Tu hai visto chi ha ucciso Andrea? No, io ero con un'altra persona che non ricordo. Mi piace con me. E io ho visto i doveri. Io sono stato troppo avanti. E quando mi sono girato, l'ho visto morto. Ed ero con probabilmente Barbarella. Eri con me, però. Cioè, se eravamo noi due, scusami, ma. Io l'ho ucciso facendo 2 più 2. E poi sono andato dal medico. E c'era anche lui, però è uscito subito. Ah, ragazzi, voi mi avete visto sempre. Cioè, almeno Vanessa, sono sicuro. Sì, penso sempre. Anche Ivan. Anch'io. Ok. Boh, ragazzi, allora, io ho fatto la quest. Spero che si sia visto che si è riempita la barra. Io cerco di ho controllato anche quello mentre eravamo lì. Avevo detto anche in live ai miei: sto tutto il tempo vicino ad Andre perché siamo sicuri che lui non è. E è vero che siamo stati lì nella roba elettrica, poi lui è andato via, io ho cercato di rincorrerlo e con me c'erano Ivan e Barbarella. Quando mi sono girato ero con Barbarella e ho visto il cadavere. Perché Barbarella è Ivan. È finito il tempo. Ragazzi, Barbarella ha letteralmente detto, ha fatto 2 più 2 e io l'ho ucciso. Ha detto io l'ho ucciso. E nessuno l'ha sentito. Cioè, Barbara ha detto ho fatto 2 più 2, l'ho ucciso. E nessuno l'ha sentito. Io l'ho ucciso. E però ha funzionato come ringa difensiva. Cioè, talmente esplicita che io l'ho ucciso. Basta. Comunque, mi avevate scritto Tiz Botola, ma pensavo che mi stavate trollando perché mi dite questo e quell'altro. Magari l'avevo perso, però ovviamente non leggo la chat, ma anche se la leggessi scrivete cacate. Però era Tiz è letteralmente l'altro assassino, non l'ho visto andare nella Botola. Io l'ho ucciso, fatemi vedere la clip, se ce l'avete. Io l'ho ucciso, ho fatto 2 più 2 e l'ho ucciso. Allora, l'ho trovata morta. Comunque, secondo me è Barbarella perché è l'unica che ho visto in giro e che non mi ha ammazzato. Io invece, anche se prima mi ha accusato, secondo me non è Barbarella perché eravamo insieme. Non era qui Teuda. No, io posso sicuramente. Io ho visto Hank fare una task che si riempiva la barra. Lui ha visto me prima farlo, può confermare. Sì, esatto. Secondo me c'è qualcuno che mente, tipo un Tiz, forse. Allora sì. No, Tiz. Tiz non ho controllato sul cadavere, ma scusate, perché tu hai votato Tiz prima? Perché io e Ivan. Perché secondo me è Tiz, Rigo. Perché secondo me è Tiz. Ma Barbara mi ha accusato prima e io la sto comunque difendendo perché era con me e lei può testimoniare perché eravamo insieme. Quindi escludendo adesso Barbarella. Io non ho beccato Teuda. Ma dov'è stato trovato il corpo? Mi sembra quella dove c'è la centrale elettrica. Beh, proviamo, nel senso, se non proviamo non sapremo, iniziamo a essere pochi, comunque ancora sono in due in giro, Io ti trasto. Voto Tiz. Che friggi un pochino, eh. Voi non so votare. Io voto Ivan perché era l'unico che non ho visto tutto il tempo. Io voto Tiz. Io vado per Tiz. Ma Hank ha appena detto che friggo ancora. Sono tranquillo. Pronto? Sì, no, bene, bene. Ok.
Io ho votato Tiz comunque. Trasto Ivan che gli ho visto fare il task. Lui ha visto fare il task a me. Quindi siamo a posto. Me lo merito per quello che ti ho fatto prima. Però ti stai sbagliando. Secondo me no. Ma com'è possibile? Guarda che ho votato io. Barbarella. Vieni con me, però, cioè, se eravamo noi due, scusami. Io lo uccido facendo 2 più 2. E poi sono. Grazie, Bosni. No. Barbarella l'avevo trovato. Ma tu hai un culo incredibile. Mi sono messo nell'esatto in cui è stato finito da qualcun altro. Ma la prima kill chi è? È vero, sei stato bravo. La prima kill l'ha fatta Barbara su di me. Davvero? Sì, grazie. Sono stato bene 20 minuti a guardare lo schermo. Barbara non è mai stata. Era l'unica che non. Ma Barbara ha detto io l'ho ucciso riferendosi a me prima. No, io l'ho ucciso. Ha detto ho fatto 2 più 2 e io l'ho ucciso. Non ho sentito. Raga, questa dichiarazione. Io deve essere che quando l'ho difesa è perché l'uccisione l'aveva fatta Hank. Però sì. Io ero da solo con Barbara e lei non mi ha ucciso. No, quella l'ho fatta io. Infatti non so come hai fatto a non sgamarmi. No, io sono passato eri lì e non ho visto il corpo. L'ho ucciso io. Niente, ho coperto un'assassina. Non ho visto il corpo. Non ti senti in colpa? Molto. Mi sento veramente fragile in questo momento, Barbara. Basta incolpare gli innocenti e proteggere i colpevoli. Sì, se c'è qualche innocente che difende un colpevole è veramente difficile. Però è figo, vai anche esci. Ultima per Tiz. Tiz, ultima. È ultima, yeah. Sono le tre. Ma che le tre? Sono le 3 meno 20. Comunque no, ci arrivo, tranquillo. Chi ci sta? Eccolo! No, no, basta, non scioperò. Se va la tu. Scusatemi, aspettate un attimo. Vanessa è un impostore. Non si è alzato la barra per Vanessa, me lo terrò per me. Ma Vanessa è un impostore. Non lo dirò subito perché voglio vedere chi difende Vanessa. Allora, ho trovato un corpo di Sofia nella sala elettrica. Ma sei morto? No. No, è morto Sofia. Allora, ho trovato il corpo di Sofia nella sala elettrica. Tiz è entrato subito dopo con me. E c'era anche un'altra persona che non è entrata, che non mi ricordo chi era. Se Tiz l'ha visto. Era vicino a me e non è stata. Io ho visto che Barbarella a fare le task. Mm-hmm. Cosa? Io in un momento ero ferma perché Vanessa non è. Ok. Io ero con Barbara, ero. Chi è che ha visto Vanessa fare le task? Teuda. Io, Pseud.
Io ero nella stanza telecamera. Che stavo seguendo Omi e appena visto il corpo la ok, dichiarata. Allora votate tutti Vanessa per favore, perché io l'ho vista. Perché? Io mi fido di Omi, così vediamo se non faceva le task fare. Vanessa. Ma facevamo lo stesso percorso con Seuda, vabbè. Ma è un tuo 2 più 2 o... Esatto, sicuramente. Vabbè. Ok, Sherlock Holmes non può fare i suoi... No, è che vabbè, io ti trasto, ma... Le due si stanno vediamo. Sì, però se non è Vanessa, poi... Infatti, state facendo un grave errore. Abbiamo intato. Bene, se non è Vanessa, ricade tutto. Karma. Se non è Vanessa, è Omi, per forza. Beh, però io vi posso dire che ero dietro Omi e non è... E allora dice l'altro. Ecco qua, abbiamo finito il gioco. No, vediamo. Ecco, vabbè, Vanessa, devi votare. La fai molto semplice, Sherlock. Guarda quanto... Un piccolo voto di critica. Ops. Ho sbagliato. Vabbè, non facevo le task. Non facevo le task, cosa devo fare? Cosa devo fare, scusami? Sì. Allora, ecco. Ragazzi, ero con... Non ho, io ero con Barbarella e Tiz, esatto. Che stavo guardando le... Potete confermare, ragazzi. Io ero da solo, tutto a destra. Guardando le telecamere. Cioè, io sto facendo la Io sto guardando le telecamere, però non confermo, ero con Mr. Beast, che stavo andando anche io a guardare le telecamere. Ok, Mr. Beast, mi hai visto nelle telecamere, giusto? In realtà no. Io ero tutto a destra, non ho idea dove è cambiato. Ti ho visto per un attimo nei corridoi, Omi, però non ti sei fermato. Tutto a destra, perché dovevo andare a fare le task. Tutto a destra. Dov'è che l'hai trovato, Hank? L'ho trovato in elettrico. Ok, Hank, posso dirti elettrico, una cosa? Quindi a sinistra. Posso dirti una cosa? Perché mi hai trastato subito se pensavi che... Era così una scelta un po' così. Ma perché penso che dopo 5 giorni che giochiamo a sto cazzo di gioco tu abbia imparato a non accusare la gente a caso. Ma evidentemente non puoi, ti ho sopravvissuto. Non puoi fare metagame, non puoi parlare delle altre partite. Ok, credevo che. Sembrava che tu fossi veramente convinto. Ho detto, non ho visto fare la task. Ho detto, ok, se parte così convinto. Forse perché ti viene comodo. Che siamo eliminati degli innocenti. Se sì, ma se cosa dici per meme, votami. Mica comunque, è veramente forte. Che facciamo, ragazzi? Oh, i due voti dei due contendenti ci sono. Cosa è successo? Cioè... Ragazzi, se fosse una loro strategia, se fossero loro i cattivi... No, non sono così stupido. Ragazzi, non so. Cosa facciamo? Skippiamo, votiamo Angry, Omi. Io, ragazzi, vi posso solo dire che non sono stato, perché ero tutto a destra e Mr. Beast mi ha visto dalle videocamere. Io ho visto nei corridoi che sì, ero tutto in alto a destra. Allora schifo. Tizio mi vota sempre a me, ce l'ha con me. No, Che... Oh, qualcuno è crashato? Via da Barbara. Viene completato un gruppo di task, ad esempio quando completi le 3 task dei fili la barra aumenta, ma se ne completi solo una no. Ma ti rendi conto? 9. Hank viene da solo da qua. Se Omi fosse Sherlock Holmes sarebbe morto alla nascita. 225 elementare direbbe il grande giullare. No. Ok.
Grazie Matti. Ma ti rendi conto? 737.373.637. Ok, ho paura. Non ci sono tutti. Buonasera. Stavi per uccidermi di nuovo, Andrea? Abbiamo ucciso tutti. Anche tu. Raga, che era pseudo l'avevo capito, ma Mr. Beast mai. Hank, pseudo mi ha ammazzato davanti ai tuoi occhi, ma si è infilata nella botola subito. Bravissimo. Ah, ma infatti è successo così culo. Rapidamente, è successo così rapidamente, non era nel mio field of view, ma è successo tipo subito a inizio turno, ho detto deve essere qualcuno veramente lì vicino, ma non ho incontrato nessuno, quindi... Tizio, ultima. Brava. Brava. Ora che mi ci ultima. Dai, Tizio, dai. Dai, ultima, Tizio. Ma mi state mettendo un'ora che io ci casco e che dico va bene. Ultima, Tizzone. Non è che ne abbiamo fatte due o tre? Ultima finale tre, Tiz. Io non dipendo più nessuno. Va bene. Ti casco comunque, non riesco a dirti di no. Ma io non dico niente. No, effettivamente è una delle poche cose divertenti. No, io non ho mai fatto l'impostore, sono sempre tra i buoni. Che mi piace, porco Giuda. Ma basta essere sempre nei buoni, basta. Fammi andare a vedere gli altri che fanno le task, va. Senti, io le faccio dopo le mie, fammi vedere gli altri se fanno le task serie. Questa la faccio dopo. Ok, siamo in tre. Non mi possono uccidere. Bene, fare questa all'inizio. Chi è che è entrato nei tombini? Ah no. No, io pensavo la persona uccidere un altro. È stato molto drammatico. Ok, quindi chi è? Bene, che ha ucciso Tiz. Ok, se chi ha ucciso Tiz, scusami? Vanessa. È morto anche Ivan, eh? Io ho visto solo Vanessa, ero dalle videocamere. Oh, Vanessa. Votiamo okay, Vanessa. Voilà. Vanessa che ormai non si sa più difendere, la vedono solo uccidere. Ok, aspetta. Cioè, per una volta mi sono assicurata che non ci fosse nessuno che avesse le tasche. C'era Barbarona nelle videocamere. Allora, io mi fido di Barbarona perché. Vabbè, ma che fidi? Lo sto ammettendo. Barbarona. Ma anche tu. Io schifo. Schifo addirittura. Grazie, Barbie. Prego. Ok, manca l'altro. Ora è uno. Ok, Gigino è stato tutto il tempo zitto. Gigino. Ok, fammi fare le task che stiamo perdendo. Non ci dovrebbe essere nessuno. No, dovrei essere abbastanza al sicuro. Gigino che è stato zittino, tutto il tempo. Gigino. Ah, Tiz ha crashato, bene. Tiz non è un impostore. Ah.
Vorrei dire un attimo una cosa. Io sono morto, non dovrei parlare. Però ha detto Tiz che è crashato e quindi andava a dormire e vi salvavo tutti. Ok, ok, perfetto, okay. Ciao Tiz. Ciao Tiz. Ciao Tizzone. Andre? È trovato il corpo tutto giù dove si fa la benzina. Ok. Io ero tutto su con le robe dai meteoriti, quindi penso sia pulito. Sì. Allora, io ho risolto la... ho fatto l'ossigeno, c'era Sofia nella stanza con me e sopra c'era anche un altro in più. Chi è che era lì con noi? Tiz? No, Tiz è... no. Chi c'era sopra con noi? Io. Tu. Ok. Sono e poi Sofia e Omi. Cosa? Sofia e Omi, secondo me. Non so. Ma no, uno l'abbiamo già ucciso di impostore. Ah, è già Vanessa, scusate. Secondo me, allora, Luis è stato tutto il tempo zitto e non andava a fare gli ossigeni. Sì. Non l'abbiamo visto. Ho visto fare la task, però non lo so. No. Se magari ha ucciso poi salvato. No, pseudo. Stavo distruggendo i meteoriti davanti a una sì, persona. Sì, quello l'ho visto, però non so, magari ha ucciso e si è scappato. Ma c'era anch'io quando distruggevi i meteoriti? No, tu non credo. Dobbiamo votare, raga, che famo? Io voto Gigino. No, non sono stato io. No, non è lui. Con questo non sono stato. Oh, non mi hai fatto votare! Con questo non sono stato io, mi hai convinto. Non so, lui faceva i meteoriti da dove? Dove faceva i meteoriti? Fammi andare nell'admin a fare le ultime cose. Spero di non morire. Ah no, tanto c'hanno il cooldown. Non mi uccideranno. Oh, anche loro finiscono tutte qua. Hank. Allora, Sofia sta scappando di qua. Qua non c'è modo, non c'è motivo per andare dalle persone. Pseuda sta andando sopra con Sofia e Hank. Sofia è là. Grazie Tiz, grazie per l'host. Grazie per l'host. Sofia è là, Hank è là e Pseud è là. E sono tutti ancora vivi. Grazie Tizzone per l'host. Ultima Tiz. Hank sta andando al reattore. Cosa fa Sofia? Manca Luis. Ultima Tiz, grazie per l'host. Manca Luis. Sofia sta bene in security. Oh. Allora c'era Pseudo morta. Però allora era nella security e Omi non ha riportato il corpo. Però non, secondo me era perché stavo guardando le telecamere. Sì, o forse perché voleva usare quell'alibi. È lui. Ok. Io voto Andrea. Io non lo so. Abbiamo perso. Vota Hank, Sofia. Vota Hank. Certo, ma che cazzo di giustificazione è vota Hank? Sofia, vuoi sapere cosa avete fatto? Eri che camminavi, non mi ricordo se sei stata ferma per un casino di tempo.
Esatto, perché aspettavo che qualcuno venisse. Esatto, esatto. Per cui hai la prova che io guardavo le videocamere. Se non sei stata tu, vuol dire che è stato Hank. Io sto facendo il test della benzina. Può anche averle viste per un po' e poi averla tolto, ho trovato uno e ucciderlo. Io quelle che ho visto di più sono Sofia e Pseuda, che le ho viste sempre in giro a te. Ti ho visto molto poco, a Luis non l'ho mai visto. E Sofia è rimasta ferma tutto il tempo e vedeva che andava avanti e indietro. Ma Luis non l'ho mai visto, mi hai eliminato. Tu qui non è che devi dimostrare che sono gli innocenti gli altri, devi dimostrare che sei innocente tu. Io perché sono innocente. Io sto facendo il task, non so se Sofia stia raccontando palle per vincere lei. Tu fai tutto sto ragionamento del cazzo quando hai già votato, per cui è inutile, per cui sei tu che sei aggressivo. Tu hai già votato già dall'inizio, no, io sto cercando di convincere Sofia della mia innocenza. Allora, secondo me è anche perché Omi non sarebbe così stupido da uccidere Pseudo palesemente dalla security quando li ho visti prima. Oh. Spero come di non fare tu una cazzata. Bravi, grazie, bravi. Ero troppo in difficoltà. Ero troppo in difficoltà. Mi avete vendicato da questo da questo assassino. A sangue freddo mi hai ucciso. A sangue alle spalle. Mentre guardavo le telecamere. Bravo, bravo Hank. Bravo. Le altre erano belle, ma questa l'ho intata in effetti, perché vi aveva appena visto le telecamere. È grande la scusa di Omi, bastardo. Bravi, bravi, bravi. Quale scusa? È vera? No, la scusa, nel senso, la scusa che hai trovato, la motivazione che hai trovato per scagionarti. Ragazzi, ce l'abbiamo qualcun altro per continuare a giocare? Brava, sì. Sofia. Grazie. C'è un mio amico di infanzia. Ma lo sai, Hank, io pensavo fosse Sofia all'inizio, perché è lei che ha trovato il corpo dietro di me. Però il problema è che tu sei stato super aggressivo e mi hai votato subito. Dovevo rigirarla su Sofia. Minchia, dovevo rigirarla su Sofia, era molto più intelligente. Io l'ho capito quando Hank, cioè io, Omi e Sofia eravamo tutti insieme, lui se ne gironzolava intorno, quindi... Cercavo uno da solo da sabotare, da chiudere in una stanza, da strappargli gli organi. Sì, ultimamente succede. Perché non hai un nome italiano, io Sergio Lerma almeno... Più make pop, dai, l'abbiamo carriata quella di prima, possiamo carriare anche questa, l'abbiamo carriata quella di prima, possiamo carriare anche questa. La tattica è non fare cagata all'inizio e non accusare nessuno all'inizio, stare buoni, fare tutte le valutazioni del caso. Grazie Soti. Subito così sparato? Minchia, si sta divertendo un mondo. Mi sembra il modo di accogliere un mio amico. Così. Povero Fedez. Allora, non è Fedez. Ma dunque, era nella sala di controllo senza testa. Chi era a destra? Allora, io ero con io Ivan. Ero dietro di te, tu sei andato Ivan. Quindi magari sei tu. Allora, io e Andrea non siamo, perché io ho controllato Andrea che facesse una task e l'ha fatta. Lui ha controllato me in teoria. Io ero dietro Gigino, l'ho visto entrare nella... No, Ivan, chi è che è venuto il terzo in stanza con noi? Non l'ho visto purtroppo, però potrebbe essere quello, Perché? Dove eravate voi? Eravamo in alto a destra. Sopra, in alto a destra. Allora è quello, perché io venivo da in basso. Io ero sotto a destra. Chi era? Chi è che... Pseuda, eri tu in alto a destra? No, io sotto. Ero... alle comunicazioni. Vanessa, eri tu in alto a destra? No, io ero dietro Gigino. Stavo salendo e l'ho visto entrare in stanza. Chi dei noi non è dei nostri? Sofia, eri tu in alto a destra, grazie Alessio. Sono dopo da voi. Però non sono stata io ad ucciderlo. Anche tu, allora, Ivan, tu non hai visto Sofia? No, io purtroppo no. Barbara? Io stavo vedendo le videocamere, ma non ho visto nulla. No, io ho visto un colore violaceo, non mi ricordo. Però forse era Sofia. Non lo so. Non è che è Vanessa come ogni primo turno? No, non mi sento di votare. Sempre, sorella. Io non ho detto niente perché mi sa che ero l'unico a sinistra ed ero in elezione. Io ero a destra con Ivan e poi è arrivato uno da sotto, però è subito stato riportato il coso per cui, e non ha fatto neanche la tasca quello che è arrivato.
per cui ora morirò, vabbè. Ragazzi, Ivan, mi sta coprendo troppo. Non ho fatto, mi ha palesemente visto che non ho fatto nessuna task. Io ho paura di Ivan, ve lo dico. Ho paura di Ivan e di un'altra con i colori sgargianti, tra il viola e il rosa. No, no, eccolo. Eccolo, eccolo, è Ivan. Un è Ivan, non ha niente da fare. Stava andando a destra per fare le task, ma se n'è andato. Ho paurissima di Ivan. Ok, perfetto. Guardate che Ivan non farà nessuna task. Ivan non farà nessuna task. Chiamo l'emergency call perché sennò non mi credono più. Ivan era con Sofia in alto a fare la task e tu eri fermo all'asteroide. Ivan dice cazzate. Ok, Mr. Beast mi ha visto. Proteggo Mr. Beast. Che cazzo fai? Fai la task, Mr. Beast. Ok, Mr. Beast è uno dei buoni. Mr. Beast è uno dei buoni. Non credo che Luis abbia usato la scusa dell'amico per accoltellarlo, non credo proprio. Dei buoni, la carriamo con lui, non vi preoccupate, ora è morto davanti a me, mi fido solo di Mr. Beast. Ok, c'è Hank, va bene. No, allora Mr. Beast è buono. Ivan non me la racconta. Ivan e Sofia non me la raccontano giusta. Ok, ecco Mr. Beast. Secondo me potrebbe essere Vanessa. Se io e Mr. Beast abbiamo capito di essere buoni. Se ci difendiamo a vicenda e stiamo insieme, non succede niente. Però secondo me qualcuno c'è morto, qua. Che cazzo fa Mr. Beast? Vieni, cosa fa? Cosa sta facendo? Andiamo giù. Sono tutti a sinistra. Uno in caffetteria, reactor e security. Che cazzo fa in medicina questo? Fammi vedere medicina. Ha messo giù le luci. Ok, Ivan è buono. Grazie a Kraux. Meno male che l'ho beccato. Hai bruciato il biscotto post quarantena. Ivan è buono. Ivan e Mr. Beast sono buoni. Ivan e Mr. Beast sono buoni.
Allora, posso parlare una cosa? Mr. Beast mi ha visto buttare la spazzatura nello spazio, vero? Sì, non lo so. Confermo, ho visto Andrea buttare la spazzatura. Io ho visto, ok, per cui io sono buono. Il Mr. Beast è buono, io ho visto Ivan fare la task medica, per cui confermo che è buono. Io non ho a controllare i computer, c'era come... Io ho visto Pseudo uccidere... Ah, così? un attimo a... io ho visto Gigino, dato che abbiamo un po' di tempo, ho visto Gigino fare il task degli shield, quello in fondo a destra, degli scudi, che ho fatto anche io, ma lui se n'è andato e non mi ha guardato. Comunque è per questo che ti sono stato addosso tutto il tempo, perché io so che sei buono e voglio stare vicino a te. Ok, avevo paura. E lui si accoltella. Perché hai accoltellato il tuo amico prima? Io? Gigino è buono al 100%. Buono, io ho visto fare il task. Ok, io non so cosa fare. Mi affido a Ivan e Mr. Beast. Che sono Sofia ha visto uccidere Barbarella da Pseuda. Quindi dobbiamo votare Pseuda. Votiamo Pseuda, se no è Sofia. Votiamo Pseuda. Pseuda non dici nulla? Cosa devo dire? Ok, alla Panetti, alla Panetti non si difende. Va bene. Sì. Ivan. Ti attacchi, Pseuda? Ivan. Cosa? Sì. Chi voti? Siamo insieme. Ah, okay. Scusate. Non puoi dirlo. Ah, ok. È metagaming. Abbiamo vinto. No, che abbiamo vinto, ne manca uno. Grazie per la modifica, bello. Grazie, Sirma. Dai, Ivan. È morto. Morto. Stavo scendendo dal corridoio. Ma chi è? Non ho capito neanche chi sia. Ivan è morto. Ah, ok. Sei stata tu, Vanessa? Io ero sopra il corridoio e stavo scendendo. Cioè, vi ho visti tutti insieme. Poi stavo salendo, quindi non capisco chi è che stava di quel. Eravate tutti, no? Non stavi scendendo, perfetto. No, ero nel gruppo con voi. Stavo salendo perché ci siamo scontrati. Poi ho visto Ivan. In questo gioco non ci si scontra, ci si attraversa. Siamo scontrati l'uno con il gruppo. Stavo salendo, poi sono riscesa e ho trovato Ivan. Quindi hai visto qualcuno oppure no? No, soltanto il gruppo. Io ho deciso di skippare a sto punto. Comunque, se c'è un killer, il killer deve sbrigarsi a farci tutti fuori, perché stiamo vincendo in un secondo. In realtà stava per vincere, ho chiuso la cosa dell'ossigeno a tipo un secondo. Infatti, al pelo. Ah sì? Stava per vincere, sì. Comunque, va bene, skippiamo pure. Chi è crashato? Qualcuno si è offeso dalla mia affermazione. E Omi vota me per ridere una volta, va bene. È Pseuda che è crashata. Thank you.
tra l'altro? Mister Beast. Vanessa. Io. Era Vanessa. No, io ero non riuscivo a beccarvi da soli. Allora, l'unico è Ivan. L'unico era Ivan, l'ho preso per mezzo. Per la prima volta in bel game, Omi, bel game. Appena abbiamo scoperto di essere buoni, ci siamo seguiti a vicenda, abbiamo fatto i task. Mi è piaciuto. Perché non so fare la cosa dell'ombra. Hank, potresti spostare. Però devo dire, con queste impostazioni qua ci sta rispetto a come giocavamo prima. Sì, ci sono anche delle mappe a pagamento. Crewmate Bob, porco Giuda. Il king delle droghe. Grazie, Rui. Grazie mille per il Prime. Punto esclamativo Prime, ragazzi. In chat. Ma no, ci sta, mi piace fare il detective. Non è male. Cosa stava facendo Vanessa? Ma poi mi dicono che accuso sempre Vanessa. Ma cosa stava facendo? Grazie. Viva. Oh, non mi seguire. Ok. Ho trovato Hank nel reparto delle medicine. Come si chiama? Dove? Sono sicura che Luis e Sofia non sono. Io sono sicuro al 90% che sia stata Barbara, perché prima eravamo io, Barbara e Hank. Si sono, ma io ero con cercato... Ivan, confermi? Barbara, mi sa che lui sta con me nella sala, quella con la poltrona sulla destra. Io stavo facendo in caffetteria. Ma è sempre stata con te? No, non io è sempre per questo round io scagiono Vanessa per questo round. Grazie. Però io dico una cosa, all'inizio all'inizio Omi nella quest lì, nella cosa sulla, in alto allo spawn, quando tu sei stato a farla, io ti ho controllato, quando te ne sei andato non è aumentata la barra. Possibile? In realtà la barra ci mette un paio di secondi ad aumentare, quindi... Io sono stato infatti qualche secondo in più proprio aspettando e non è aumentata. Io ero con Hank e Barbara lì a sinistra della caffetteria in medicina. Pensavo che Hank mi volesse uccidere, sono scappato via quando è calata la luce. Ho aspettato un po' di tempo pensando che Hank uccidesse Barbara, sono ritornato indietro per vedere se c'era un cadavere e c'era Hank e non c'era più Barbara. Scusate, mi era morto Discord. Okay. Era morto. Non accuso ancora del tutto Barbara, però sappiate queste informazioni, okay. Se vuoi. Io ho dei dubbi su Omi, quindi lo voto, ma comunque anche se non viene eliminato gli starò attaccato. In questi 15 secondi mi fate un recap. Ivan è Max ha trovato morto Hank e pensa sia stata Barbara. Ivan mi sta accusando, io ero con Vanessa da tutta la parte. Però non mi ha risposto sulla... sull'inizio. Ivan, ti dico la verità, non mi ricordo se l'ho fatta oppure no, ma credo di sì. Vediamo, Ivan mi sarà attaccato e se muoio è Ivan. Non è una grande mossa da parte di Ivan, eh? Basta dire che è Fedez, non è Fedez. Train elettrico. 4 in elettrico. E uno agli scudi che non c'è più. Ed è andato qua. Barbara ha fatto una task fake da report. Sicura è Barbara. Vado a riportare.
Ragazzi, ho visto Barbara a star ferma all'emergenza dell'ossigeno quando non c'era nessuna emergenza. Prima poi c'aveva i sospetti così, per cui io... Il mio difeso sta giocando con la gatta. Ok, in merito a questo voglio dare un punto a favore ad Omiatol, perché ho visto Barbara andare a fare una task fake vicino al pannello del dove si mette il codice del sabotaggio dell'ossigeno, ma lì non c'è nessuna task. Anch'io, quella roba lì. Voi siete molto cattivisti peleando contro di me, che sono innocente. Tra l'altro giù c'è una mattina. Votiamo Barbara, votiamo Barbara. Io rischierei. Votiamo se Barbara. Se volete ho lo scan da fare che mi sto tenendo. Votiamo Barbarona. In realtà questa roba è metagame, il fatto degli scan. Allora, no, sì, ci si può incontrare per vabbè, caso. Vabbè, sì, però non lo dire, ragazzi. Ok. E voi lo sapete di chi non mi fido? Di Hank e di Luis, come al solito. Ah, io mi fido molto dell'amico di Luis, perché o è un genio del male, o è... Oh. Ah... Tu. Anche è morto. Scusate, non ero molto attento. Cazzo, lo sapevo. ragazzi, Sofia. Sofia, no, non vi, ho visto Gigina entrare in una botola dalle videocamere. Ok, allora. Non è vero. Signor Luis, non potevo riportarlo subito perché l'ho usato prima per riportare Barbara, per cui ho dovuto aspettare. No, non è... Beh, sicuro, Andrea, ci fidiamo? Fidatevi che vinciamo il gioco. Non è vero, non vi fidate. E ottima difesa. Non stai divagando, signor Luis. No, non mi Omi sta approfittando di me. Ma perché? Siamo ancora tanti. No, avete votato voi? Non avrebbe senso mentire in questo modo. Abbiamo votato. Io ho votato Andrea. No, come? Come Andrea? Doveva. Come avete votato Andrea? Ma chi siete matti? Abbiamo intato il game. Vabbè. Com'è stato Omi? Vero. L'abbiamo perso. Non avrei perso. Abbiamo perso, guarda. Non siamo tanto bravi. Vabbè. Porca troia. Sospettavo tutti. Io stavo sospettando di Hank che era morto. Grazie, che mi hai sempre pensieri. Ho detto, per me sono anche Luis. E poi ho iniziato a dire, guarda che Hank è morto. Io avrei detto Sofia, che l'avevo trovata accanto al cadavere. Ma scusa, io per dire Ivan. Ma nel corridoio non ho visto le telecamere accese. Qua sì, glitchato. Comunque le botole sono tipo... Cioè, più pericolose. Sì, sono più malus che altro, io non le uso mai. No, secondo me ha senso, se uccidi uno entri subito per... Le telecamere erano spente. No, in realtà la botola ha senso nelle stanze, tipo, faccio un esempio, la stanza quella là elettrica, tu aspetti che entra uno, chiudi le porte, lo uccidi e te ne vai con la botola, lì ha senso. Se chiudi le porte sì. Se no rischierai sempre che ti scotta uno. Esattamente, bravo, esatto. Comunque, Luis, ho attivato le videocamere, appena le ho attivate ho visto che saltavi nella botola dopo un secondo.
Ma non me le ha mostrate. Non potevo riportarti. Ah, è perché le telecamere sono sempre accese. No, quando sono accese lampeggiano di rosso, tipo. Ah, ok. Così sapevo io, però magari. Sì, sì, anche a me sembra così. Ma tranne quando non va via la corrente che vedi schermo nero. Oh, shh. Non ho barato, tranquillo, Luis. Non barerei. Ma quante win sono? Un po' più, sono 8 win. Dai, ste luci, ragazzi! Aiuto! Aiuto! Barbarella! Non me la racconta giusta, Barbarella, eh? Me la segno sulla mia lista. Ragazzi, non ho visto assolutamente niente. Ho trovato semplicemente il cadavere di Vanessa. L'unica cosa che posso dire è che all'inizio c'era Gigino che faceva una task force farlocca perché la barra non si è riempita. Okay. No, non stavo. O cosa stavi facendo? Avevo appoggiato un attimo il telefono. Proprio lì sulla task. Sì. E Ivan, dov'è che ma dove le trovo? Infatti l'ho trovato sulla destra. E appena iniziato il gioco ho corso contro un muro e poi ho appoggiato e i corridoi a destra, ragazzi. Io posso dire che ero a sinistra, cioè, ho visto Omi, ho visto io ero insieme ad Omi, ho visto Mad, ho visto io ero con Omi eccetera e non so chi. Cioè, Barbarella, che task hai fatto tutto a sinistra, se te lo posso chiedere? Un task in basso che dovevi tipo bilanciare qualcosa. Okay. Non lo so, comunque era in basso a sinistra. Sì, devi mettere la linea verde dritta alla linea bianca. Sì. Che e poi hai fatto, perché tu sei Barbarella, tu sei venuta a fare un task con me, giusto? Sì, e poi tu te ne sei andato, ce n'era un altro da fare, non capivo. E che task era quello prima? Quello, vabbè, la mia memoria è un po'. No, ve lo giuro. Oh. È perché sono stanca. Aspettate un attimo. No, non sono mica le 3:30 che sei stanca. Ops. Oh. Allora, questo no, pressing da parte di Andrea mi ha convinto. No, scusa, dimmi come cos'è. Allora, è la task che devi fare i numeri. Che Andrea, perché Andrea, tu stai sviando. No, ha ragione. Mi accusa a Gigino, però. No, ma perché mi votate? No, non lo so. No, non sei eliminata, non sei eliminata. Oh, sì, sei eliminata. Ma era veramente stanca. Le donne non le capirai mai quando mentono e quando dicono la verità. Dai, qualcuno che mi veda sparare, cazzo, se no sono morto. Porco Giuda. Eccolo, Mr. Beast. No, salvo. Aspetta Ivan, prima di tutto vorrei dire una cosa. Io ho aspettato a fare la task degli spari che sì, così... che ti hai visto Andrea. Infatti c'eravamo io e Hank, abbiamo visto che sparava. Allora Hank non è, perché ero dietro di te. Esatto. Io ero a fare a disegnare questo allarme. Sono ancora dubbioso su Gigino. Io non ho potuto uccidere nessuno, anche perché ero con Omi e Hank. Potete confermare. Sofia e Pseudo, dove eravate? Io ero dall'altra parte, cioè ero a sinistra.
E poi per venire dallo studio avevo visto qualcuno in più abbastanza. Io in elettricità. Ah, no, ragazzi, io non scagiono nessuno. Mi sono solo fatto dimostrare innocente. Poi per il resto, per me siete tutti criminali. Il corpo dove la 22? Quanto fa? 9? Il corpo, 22. Io stavo per riportarlo, l'ha riportato Ivan. Era all'entrata del corridoio, che poi a destra da suo admin. Ma eravate assieme voi due? Lui è arrivato leggermente dopo, però ci vedevamo. Grazie, Vinca. Però Ivan mi ha subito scagionato. Dopodiché ha ripetuto le sue accuse contro Gigino. Dopodiché ha chiesto che cosa facevano Pseudo e Sofia. Vabbè, tutto lineare. Ivan. E a me Ivan non fa impazzire in questo turno perché mi stai attaccando. Gigino, perché quella task che non hai fatto all'inizio mi puzza. Ma perché ho appoggiato... No, ho un kebab qua e lo stavo mangiando. È un kebab. Che fame. Io I ti voto, Gigino, mi dico. Io mi sa che schippo. No, no, che se va a votare così, schippare. Secondo me è Ivan, Io schippo, allora, ma... Io non sono, ragazzi. Sono perché devo riportare così presto, anche? Ti ho avuto anche visto, è un rischio, scusami. Lo so, ma non. Io comunque ho skippato. Non sono io, Andrea. Smettila di fare Sherlock. Chi lo sa? E chi lo sa? E chi lo sa? Oh. In ossigeno. Ci sono le foglie e basta. Se parte l'allarme dello. Navigation. È stato Ivan. Certo, è stato Gigino che ha ucciso. È Ivan, davanti ai miei occhi l'ha ucciso. Ragazzi, Enrico sta difendendo Gigino, questa cosa mi puzza. È Ivan. L'ho riportato io, l'ho riportato io. Sì, davanti ai miei occhi. Allora, io ho visto Pseuda. Perché avete già votato? Allora, Pseuda, io ti ho visto fare prima la cosa, ti potevo uccidere, eravamo da soli in stanza. Sei votato me, non sei intelligente. Allora, no, prima c'eravamo solo io e te. Non sto dicendo che tu l'abbia ucciso, Ivan. Non sto dicendo che tu l'abbia ucciso, però davanti eri lì davanti al corpo e l'hai riportato mentre stavo arrivando verso lì. Ma se l'hai ucciso tu davanti a me? No, la prima Ivan, poi vi ricordo che Pseuda è buona. Pseuda è buona, 100%. Lo scan. Gigino ed Hank, facile. Cavolo, Ivan. Ho proprio imitato. Mica Ivan sembra sempre un impostore. Porca troia. Ma come hanno fatto a vincere? Perché anche no, due contro due. Anche non mi crede. Ma scusa, Ivan, tu sei stato lì. Allora, sei stato lì. Sei stato un sacco di tempo a fare il task della provetta. Che dura un secondo. No, non me l'aveva calcolato, mi continuava a darmelo. Mi sto mangiando il kebab, il suo giorno dove deve mangiare per forza riso e pollo, volevo dirlo, ma ho detto... Ormai questo gioco ci sta trasformando. Super meta. Bravi, ben fatto. Holy shit, comunque Mr. Beast è forte. Dai ragazzi, poi facciamo le ultime due se vi va e poi stacchiamo. Ma poi scusami, anche io che faccio, che so scemo, che ogni volta che vedo un cadavere lo riporto sempre. E che ne so, più indizi fanno. Ultima tiz. Ultima tiz, dai. Gigino, com'era il kebab? L'ho finito due ore fa. Ragazzi, ma la cosa... Allora, ogni volta, ragazzi, che c'è un cadavere, fate chat cleaning del dead body. Così, giusto per... Ho detto... Ci siamo risparmiati altro scemo.
Gino, Gigino, è stato Gigino, è stato di Gigino. E adesso dice no, guarda che... Ok, mi fido. Cosa? Purtroppo... E Gigino. Lui c'è qualcosa da dire... Io stavo guardando la mappa e mi sono trovato sul corpo del tipo. Ma tu stai venendo verso di me? Sì. E dietro di te c'è il corpo che non hai riportato, quindi... No, però hai visto che ti venivo incontro? Stavo cercando aiuto. Allora, ci sono passato sopra. Non aveva polso? Sì. Ma allora... dietro non aveva la testa, questo è il problema. Ma hai visto che facevo avanti e indietro? No, ho visto il corpo riportato. No, davvero, non sono stato io. Io mi fido. Chi mi ha visto? Mi hai visto ucciderlo o mi hai visto davanti al corpo? Io ero dietro Hank. Ti visto andare. Prego. No, davvero. Vai tu, JJ. Ero dietro JJ. Di Hank, cercavo, ecco, appoggio da parte sua. Siamo andati avanti a vedere. C'era Ivan davanti con te. Allora, a parte gli scherzi, ero ironico. Non ho ucciso io Ivan. Non so chi ci fosse davanti a me. Io mi fido. Non farebbe mai una cosa del genere. Grazie. Non so, devo dire che mi hai un po' confuso con la tua sincerità. Falsa o vera sincerità. No, davvero, ero ironico all'inizio, ma non... No, ragazzi. Avete sbagliato. Ma JJ, scusami, cercavi conferma e poi hai skippato. Ma che cazzo? Cercavo conferma... Non posso sabotare niente. Luis, non mi sabotare le cose. Corpo di Vanessa, non c'era nessuno. E dove l'hai trovato? Era in basso a destra, non so il nome della stanza. Ok.
penso sia la caffetteria perché c'erano dei tavoli. Gli altri dove erano? Sono stato molto tempo con Hank e mi fido quasi ciecamente di lui. Sì, io ero con JJ, ero con Pseuda parecchio, ho fatto tutti i task a nord, quindi non sono neanche mai stato nella zona del cadavere, non so. Confermo. Io ero con JJ a fare le task quelle improvvise e confermo. Poi sono stato con voi. Anche ero con te. Sì, Andrea l'ho visto a venire a quello del reattore, quindi... L'unico okay. che non ho visto è stato Mr. Beast. Io ero insieme al mucchio. Poi sono stato da solo pure con Barbara sopra. No, non è vero. Ah, no, sì, è vero. Non l'ho mai. Ma come non è vero, Barbara? Ah, sì, ma per poco, cioè. Sì, quando stavamo... Cioè, eravamo da soli, potevo benissimo sgozzarti e andarmene. Però non l'ho fatto. Io sono andata nel laboratorio di scienze che stavo facendo una roba con le rocce. Da sola? Sì. Dov'è il laboratorio di scienze? È in alto. Al reattore, il laboratorio di scienze. Sopra. Infatti quando voi siete usciti io sono andata sopra. Ok. Io mi fido di JJ perché è l'unico che faceva con me i task quelli d'emergenza. Confermo. Ma se c'è anch'io che ti ho detto che ti ho visto. Boh, io schifo. Io non so più votare. Schifo. Basta dire che è. Luis, non mi sabotare. Non mi sabotare, Luis. Posso giocare con voi? Grazie, sì, Diego. Kagami Scimmione, posso un game con voi? Meno male.
Ok, devo uccidere qualcuno. Porco Dio! Sì. Andrea, quanto? Hai qualcosa da dire? Perché Mr. Beast? Perché ti ho visto uccidere Pseuda nella sala admin. Ah, ok, vuoi vincere così. Va bene. Ma non vincerebbe. E infatti. Ah, ok, ok. Allora votatemi. Così ogni tanto lanciamo tutto. Grazie Diego. Africano su un cammello ululante. A me sembra quasi impossibile perché con Omi ci sono stato molto tempo e mi potevo uccidere in qualsiasi momento. Il fatto che non ti ha ucciso. Però aspetta, anche tutte le volte in cui c'era da fare il reattore eravamo io a farlo. Ragazzi, sono sicuro al 100%, l'ho visto, era davanti ai miei occhi. Hank? Io ho finito i task, sono stato tutto il tempo sul launchpad, così non sarei morto e vedevo i task salire e ho detto ok, sto qua. Poi mi avete raggiunto, vi ho perso, sono stato, ho pedinato Sofia e lei ha pedinato me, credo. Tra l'altro è morta pure Barbara, eh. Oh, okay. Ragazzi, io voto Andrea perché l'ho visto, cioè. Vabbè, tu sei sicuro? Io voto Mr. Beast. Va bene. 100%? Anzi, allora, 101%. Siamo a posto. Va bene. Siamo a posto. Mister Beast, io non ho visto nessuno uccidere. Non ti ho visto a te uccidere. Grazie però, che non hai visto nessuno uccidere. Hai ucciso tu. No, io sto guardando lì il pannellone, quello lì per vedere dove sono la gente nelle stanze. E poi, cos'è? Chi è che è morto? Non lo so chi è morto. E mi se Andrea non accusa lui. Vabbè, no, io accuso Mr. Beast perché io penso che 100%. Mr. Beast abbia fatto questa tattica per vincere. Ragazzi, in due l'abbiamo dato. Io mi fido di Om. Ragazzi, ma come giocate a questo gioco? L'ho visto. Ma è sempre stato a fianco a me. Cioè, davanti ai miei occhi l'ha uccisa. Mi ha ucciso anche a me. Beh, sia stati una buonissima squadra, Omi. Soprattutto tu. Mi hai fatto sgavare subito, diceva. Però guarda che mi avevi quasi convinto con quella roba del no, ma io stavo mangiando il kebab. No, quello era due. Però la partita prima. Ma ragazzi, io faccio l'ultima. Sono un po' stanco. Sì, pure io. Facciamo l'ultima. Ah, no, stanco. Ormai niente. Facciamolo in game. No. No, fa troppo caldo. Ora sono incazzato nero. Allora, credo che questa mappa la so giocare meglio delle altre perché gli altri fanno più schifo. Infatti, ho fatto delle cose fighe. Grazie Emanuele, però ovviamente io provavo, erano tutti insieme. Grazie Emanuele. What the fuck? Così subito? Come? Stavamo tutti facendo una roba della tartaruga, no? La roba della tartaruga. Sì, sopra. Non so, tre persone all'inizio lì. Lentissimo. Sì, e dato che ci stava mettendo troppo, sono uscito dalla visuale della task e mi diceva segnala il corpo e non si vedeva nessun corpo, però ho segnalato, è stata uccisa Barbarella. Io voto Mr. Beast solo per la partita di prima. Ok, gli altri che erano lì? Stavano facendo la task. Allora ragazzi, io posso subito scolpare Omi perché ce ne siamo andati subito io e Omi, stavamo nel corridoio. Okay. Sì. Io ero tutto a destra. molto sexy. Scusate, gli altri che erano lì non hanno niente da dire? Ti vai a fare un panino anche. Io ho avuto Mr. Beast per la partita di prima, ma tanto... Chi c'era lì con me? Inutile. Io no. Chi è che stava facendo la roba della tartaruga con me? C'erano altre due persone. Ma quello dove siamo spawnati? La tartaruga? Sì, quello appena sulla destra. Sono mutato. Ah, allora c'ero anche io.
Io ho votato Mr. Beast solo per la partita di prima, ma me mando. Ma okay. Ma perché io porti tutto questo rancore nei miei confronti? No, comunque io non ho idea perché è appena iniziata già così, non ho veramente idea di niente. Ok, JJ. Ah, ok, pensavo che eravamo iettati, no, ok. Prendo più blood dal bug e ci spray. Dal bug ha fatto forma ciuccicato. Merda, faccio. Cos'è sta roba? Non sei mutato, Andre. Ah, ok, ora ho capito. Oh, che cazzo ne so, è la prima volta che li faccio. Oh, questo è un bel classicone. Pa 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 pa. Su su su, ta ta ta, giù giù giù. Oh, Luis, eh? Sì, salve, buonasera. Buonasera. Sì. Dove? Era nella parte in basso a destra, quella dove ci sono le due porte che si aprono e danno sulla stessa stanza. Nella caffetteria? Può essere. E non ho visto anche stavolta il cadavere, c'era in basso a destra il report. L'unica cosa che ho visto è Mr. Beast proprio da lì che se ne andava. Ok. Ok, ragazzi, sono già tre morti, vuol dire che... Comunque è morta anche Vanessa, ragazzi. Sì, sì, sono tre morti. Vuol dire che si muovono veloci. Per cui dobbiamo subito iniziare ad accusare andando prepotentemente. Io voto JJ. Io non solo. Chi è che era nella stanza con me con la tartaruga? Prima? Aveva detto sono la Sofia che è morta. E non lo so. Ragazzi, io voto Mr. Beast, è meglio votare che skippare, per cui ognuno deve prendere. Ognuno prende. Eri proprio in cima a te, e sei andato via. Ma io ero con Omi, non è vero che ero lì. Ok, ragazzi, vi siete fatti intare, cioè ha vinto JJ. GG. Ok, riportiamo JJ. Grazie Gabbo. Omi, la prossima volta che vieni in vecchia ti faccio una pizza alla pizzeria di Geo Facina che fa l'occhio. Grazie. Via JJ. Ecco Hank. Ma Luis è andato nella botola, ragazzi. Fatemi uscire. Luis, ami. Allora, ragazzi, posso parlare? Ho visto... Allora, sono Luis e Pseudo. Ho visto Luis andare nella botola, cioè sparire da una stanza. No, non sono andato nella botola. Sì, e poi è ricomparso nella stanza. E siccome JJ è morto, non so chi è l'altro. No, come? No, come? Sono andato in una botola e sono riapparso in una stanza. Allora, nella stanza più a sud sei entrato nella stanza. Io sono entrato nella stanza, non c'eri più. Sono riuscito. Ma perché avrà laggato, ti giuro. No, lui sei entrato in una botola. Beh, ok. Però, il corpo vicino Luis. C'era Ivan, però penso che stava facendo per fare una io stavo facendo la task, no. Però. No, ragazzi, vabbè, abbiamo perso. Omi, non sono stato io. Ma non ha laggato, è impossibile, c'era la botola. Sì, ha laggato, sicuro perché... ha laggato. Non so, io non difendo Luis, ma nemmeno perché sei stata te, so. Forse. No. Ma dov'è che hai trovato il corpo?
Era in alto a sinistra, in alto a sinistra, io stavo facendo la quest. Ah no, Hank, Ivan era in alto a sinistra da solo molto che prima che tutti venissero. Sì, ma io stavo facendo la quest, Pseudo mi ha visto. C'eri anche tu, tra l'altro, Andrea. No, esatto. Io mi ricordo che abbiamo corso tutti al reattore. E Ivan era già lì. Ok. Ok, però può essere Luis, tu sei sicuro? Perché se no vuol dire che sono Ivan ed Hank. Ma tu mi hai già votato, mi ormai già sì, votato. Ormai sì. Ma scusa, ma perché non mi avete fatto spiegare? Ma io sei letteralmente scomparso. Ma deve essere stato un glitch. No, io sono andato lì per fare una task. Ok, sono Ivan e Hank. Abbiamo perso. Chi voto? Chi voto? E Pseuda, che hai votato? No, ho skippato, non so. Perché è lei. Abbiamo perso. È lei, ovviamente. Ragazzi, ma solo io la sento parlare, non sotto sopra. No. Ok. Io volevo. Ma vivente, dai. Hai vinto, Hank? Sì. Ma ha glitchato il mio gioco, Scusa, Mr. Beast. Il mio gioco ha veramente glitchato. Comunque mi avevo ucciso Hank, davanti a tutti nessuno se ne accorge. La coppia invincibile. Ah sì, la prima kill l'ho fatta io istantaneamente. Trovate lì. Ragazzi, io perché non voglio andare a dormire. Io non ho capito come. Io vi saluto, sono abbastanza. Ah ok, dai, buonanotte, sì, andiamo. Gammed. Ciao. Buonanotte. Ciao. Andiamo tutti. Se perché ho detto anziano, Rocco Brazzo ho detto anziassino.